Va bene, prova, prova, tu ci sei, io ci sono, allora io andrei. Ciao a tutti, ciao a tutte, benvenuti alla terza puntata di Tintoria, il podcast di Daniele Tinti. L'ospite di questa puntata è Matteo Corradini. Incredibile, incredibile che si dia voce a personaggi del genere, veramente. È È una veramente vergogna. è un gesto strepitoso da parte mia. No, è Matteo Corradini che ho invitato nel podcast, come tutte le persone che sono state invitate, perché ritengo abbia le cose interessanti da dire. Io, Matteo Corradini, come l'ho conosciuto? L'ho conosciuto tramite YouTube, quando a un certo punto hanno iniziato a girare i video di questo collettivo di ragazzi romani che facevano video in bianco e nero molto divertenti, erano i The Pills. E poi ho avuto modo di conoscerlo di persona, abbiamo anche lavorato insieme ed eccoci qua. Grazie per la parola collettivo, ci teniamo molto. Beh, vabbè, è importante, è Per non aver quello. usato, ad esempio, che ne so, trio comico. Trio Beh, comico è forse era pesante. molto poco YouTube friendly. Il Sì. trio comico Sì. dei ragazzi romani hustling. Sì, certo. Da lì ad Aldo, Giovanni e Giacomo è un È un attimo proprio, è un attimo, è un attimo. attimo. Sì, Forse sì, sì. la differenza tra The Pills e Aldo, Giovanni e Giacomo È è che loro tutta. fanno ride. Esatto. Esatto, Beh, esatto. loro facevano ridere più di tutti. Beh, però loro effettivamente erano un trio comico. Io penso che Ed effettivamente facciamo veramente facciamo ridere veramente ridere. Io penso che tantissimo. di noi la verve anche per formativa comica, l'unico che ce l'ha è Luca. Cioè, alla fine, Luca è una persona che se tu gli dici leggimi la lista della spesa in maniera divertente, lui lo sa fare e io no. Manco Luigi, credo. No, invece lui è proprio piuttosto complesso. Sì, diciamo, Luca è un pochettino forse la personalità più completa, perché io sono una testa di cazzo, ci sono delle cose che non riesco a fare o forse non voglio fare, chi lo sa? Il mio analista, vogliamo parlare con lui? Non oggi. Se vogliamo poi telefonarla, se dicevamo, se vogliamo poi telefonare L'analista, in sì, diretta, sì, ce facciamo l'abbiamo qui. intervenire, lo mettiamo su Skype e Facciamo sentiamo. una Skype call. Sì, Ci chiede sentiamo. i soldi, però. Ci chiede la seduta, Vabbè, capito? le vediamo. Glieli diamo. Investimento, li do io, Sta investimento puntata, di quanto c'ha del budget sta puntata? 14 milioni di Ah, euro. sono 14 euro. No, 14 milioni Milioni di di euro. euro. Va bene, sempre meno di una puntata di Don Matteo, ad esempio. Molto meno, Molto meno, esattamente molto meno. 13 euro in meno. No, quindi scusa, però poi non è vero perché anche tu e Luigi facevate Sì, ma perché noi interpretavamo noi, ridere. cioè, capito? Cioè, e poi non è che io facevo ridere, faccio ridere ancora No, cioè nel dalla senso tu fai No, ridere di persona, ti ringrazio, però ti poi ringrazio. non è, cioè, non è scontato poi far ridere pure in Esattamente. un video su YouTube, non O penso sia per niente scontato, comunque. quindi evidentemente lo sapevi fare anche tu e lo sapeva fare anche Luigi, anche se forse in modo più inconsapevole. Sì, perché noi appunto, interpretando noi stessi, diciamo che non è che io non mi sento un attore, semplicemente perché se tu mi dici fai questa parte qui, magari alla fine ce la faccio pure, ma un attore è il lavoro suo e lo fa meglio di me, capito? Sì, Questo è quello sì, sì. che penso ed è il motivo per cui non posso ritenermi un attore. Ok, va bene, mi sembra una motivazione sensata. Però sta di fatto che The Pills a me faceva un botto ridere e funzionava molto bene. E adesso non ho capito proprio la situazione attuale, se ancora fate video. Guarda, in questo momento ci sono alcune cose con le quali io non sto collaborando, ma ci tengo a dirlo non perché ci siano state rotture, altre cose, però avendo appunto anche Rai Bibbia, di cui adesso andremo a Sì. parlare, era anche un po' un fatto di voler, cioè, adesso andremo a parlare di Rai Bibbia, ne parliamo lì, ne parliamo lì. No, Va comunque sì, i video di The Pills stanno continuando perché è stato fatto appunto una serie di video per bene. Santoro. Sì, quelli li ho Che visto. secondo me, io penso un po' che è stato molto bello perché li ho visti per la prima volta da spettatore, è stato molto figo. Ho visto un paio di cose molto interessanti, secondo me. Secondo me i video di Bills continueranno perché alla fine un collettivo, appunto, mi dici del comico e di scrittura, che comprenda me o che non comprenda me a seconda delle variabili,
non si ferma mai, mm-hmm. cioè prima o poi, non so come dirti, sì, no? Sì, se sì. la vita te lo consente e puoi andare avanti a fare dei lavori in cui devi fare quello che sembra ti riesca meglio, è un'ottima cosa e secondo me andranno avanti. E, però in questo momento sicuramente le cose stanno un po' cambiando, anche a livello un po' di umorismo, no? Mm-hmm. Per fortuna finalmente sono stati superati i trend Azzikanagan, eccetera, eccetera. Sì. Beh, finalmente, dai, su. E quindi gli sketch che ho visto, che sono stati fatti, sono anche più maturi, si vede proprio, anche se cioè, c'è sta quello di Luigi che si apre il muto per comprasse il Piper. Sì, quello è molto figo. Perché finisce il mondo? Sì, 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 perché finisce il mondo. Ho spoilerato... Vabbè, ma tanto si dice tipo all'inizio dello sketch. Forse è il titolo. Sì, sì, forse è il titolo. Okay. E poi ce n'è anche un altro che mi è piaciuto molto, che è quello che vede anche Carlo de Boris, non mi ricordo... A quello mi sa che non... È figo, cioè, praticamente ci sono due che per scopare, devono scopare con l'avvocato accanto. Perché ogni cosa che fanno, cioè, deve essere tipo, capito? Cioè, c'è sta l'avvocato che ti spiega come farla per non incorrere magari in... in situazioni sì. di molestia, che ne so, sì, di... sì, sì, sì. Ah, guarda, quando l'ho visto sinceramente sono stato contento, ho fatto figo, però vedi. E ci hai visto quindi, vabbè, chiaramente l'evoluzione rispetto a proprio sì. ai temi che facevate all'inizio su YouTube, che era appunto, c'era molto più fai una canna. Sì. sì, ma diciamo che prima eravamo universitari. Sì. Quindi, anche se, pensa un po', De Pilzio l'abbiamo cominciato... No, forse era l'anno dopo che mi sono laureato. Mm-hmm. Quindi io ero proprio fresco, poi stavo a fare un master a Milano, quindi fuori sede. Mm-hmm. E erano dei temi più sentiti sicuramente. Boh, è figo che comunque, cioè, ad esempio, di cloni, tra virgolette, ce ne abbiamo avuti, ce ne abbiamo una buona quantità, però nessuno, che poi non parlo solo negativamente di persone che fanno video oggi, magari mm-hmm. io non apprezzo tantissimo tipo mettere poca originalità, cioè a me piace se tu c'hai un progetto può pure essere un po' derivativo, però metteci un motivo in più, mm-hmm. un motivo che mi fa dire ah ok, questo vive di vita propria, okay. E è figo vedere che The Pills in quel contesto lì, cioè, ad esempio, ha parlato di un tema in maniera ironica, cioè il tema delle molestie. Mm-hmm. E non l'ha fatto nessuno. Mm-hmm. Cioè, effettivamente non l'ha fatto nessuno. Okay. Poi magari sono progetti in altri modi altrettanto dignitosi, però questa cosa un pochettino mi rende orgoglioso. Ma in che episodio? Cioè, in un momento specifico particolare ha parlato di molestie oppure in generale il tema? No, no, è quello lì che ti dicevo che hanno mandato a Santoro. Ah, questo qua degli avvocati? Ah, degli avvocati, sì, sì, sì. No, sì, 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 sì. Del tema del consenso, una roba delicata, mm-hmm. cioè, non lo so, per fortuna si è riuscito a dire, a parlare di un argomento tosto, perché comunque è tosto, in maniera tranquilla. Vabbè, sì. E non sono stati non l'ho visto, non sono stati demoliti, poi ne parleremo pure di questo. Non posso vedere, ho fatto male i compiti, non ho visto, ah, questo sketch qua. Oh, e invece una cosa che di cui ti parlavo prima che ti volevo chiedere è che adesso un sacco di collettivi, usiamo oramai sempre questo termine, insomma, di persone che stavano su YouTube o fenomeni di internet hanno provato a fare il salto al cinema, come avete fatto voi, e in generale comunque c'è anche proprio un passaggio che per le persone più brave a fare un sacco di cose, l'evoluzione da YouTube a poi televisione e nel caso di The Pills cinema, come è successo anche a The Jackal. Però il successo di internet, che si misura in modo diverso, cioè proprio... numericamente, certo. in infiniti modi da quello televisivo. Quello nella vita si misura in euro, quello di internet. Anche. Perché cioè, poi ci sono i costi anche di internet che sono ridotti, i costi della televisione, i costi del cinema, insomma è tutto diverso, no? Certo. Ma al di là dei soldi, proprio numericamente, e anche secondo me come tipo di percezione tua, il replicare il successo avuto su internet, sulle altre piattaforme, mi sembra che sia proprio complicato. Beh, allora noi purtroppo non teniamo conto di alcune cose. Internet mantiene una componente di non aderenza ad alcune meccaniche mainstream. Cioè, effettivamente,
se tu vai al cinema devi andare lì con gli 8 euro in mano, pagare il biglietto, entrare e visionare un film. Questa mi sembra forse in assoluto l'esperienza del cinema, cioè, veramente è la cosa, penso, più ti fa capire perfettamente come funziona. Io do i soldi, mi vedo la cosa, cinema. Internet non è così. Esempio, non devi pagare, no? Mm-hmm. Quindi anche per curiosità, per dire, oh, sai, sta cosa mi sembra una merda, però me la voglio vedere. Fenomeno che poi ha scaturito anche l'internet ironico, perché pensa, sarebbe figo se uno cominciasse ad andare al cinema ironicamente, mm-hmm. tipo, oh, me vado a vedere questo film che mi sembra proprio una merda e me lo vado a vedere. Secondo me forse, beh, c'è stato, sì, no, è figo però sta meccanica, però sicuramente internet lo fa di più, mm-hmm. del cinema. Vabbè, chiaro. Quindi volente o nolente, magari c'era uno che diceva, oh, questi The Pills mi sembrano proprio delle teste di cazzo, figli, e si vede chiaramente i genitori lavorano alla Rai, perché mm-hmm. hanno detto spesso, no, mio padre fa, no, anche l'idraulico, fa lo stagnaro, raga. Lo stagnaro. Cos'è lo stagnaro? Lo stagnaro è tipo un idraulico più pazzo. Questo mi serve un idraulico fuori di testa. Tipo lo stagnaro, come si chiama così, perché lavorava lo stagno, mm-hmm. insomma, anche... L'idraulico è tipo una l'operatore ecologico del Monnezzaro, capito? Ok. Le skill dello stagnaro sono più ruvide, sono più rozze. Sì, cioè mio padre mi raccontava che sturava i cessi mettendosi uno straccio intorno al braccio e facendo un movimento di ventosa nel cielo. Una roba bella hardcore. Non so se chi ti viene a riparare la lavatrice ti stura pure il bagno col pugno, non lo so. Però comunque, sì, abbiamo divagato tantissimo. No, ci ho volato con la figura dello stagnaro. Esatto, dicevo, quando è cominciato tutto quanto, la gente magari vedeva noi scemi e diceva, ma magari vediamoceli. E poi questa cosa ha portato anche a una crescita del consenso, perché le persone accumulando, insomma, cioè noi accumulando risonanza mediatica attraverso persone che magari non erano disposte a spendere 8 euro, però la curiosità li spingeva, abbiamo raggiunto un livello buono. Mm-hmm. Adesso, tu lo hai mai sentito parlare tu di Checco Zalone? Ho avuto modo di sentire parlare del signor Checco Zalone. Ah, Checco Zalone, che è una persona tra l'altro squisitissima, mm-hmm. come direbbero tantissimi, no, però a parte gli scherzi, ho avuto modo di conoscerlo al volo una volta, mi è sembrato veramente una persona super tranquilla e soprattutto molto cosciente di se stesso. Mm-hmm. Non un saluto Antonio, diciamo. Ok, vabbè. No, infatti. Che cosa non ha fatto 72 milioni di euro, mm-hmm. caro Daniele Tinti? Regà, meno del costo di questa puntata di Tintoria, ricordiamo, sì, però comunque una cifra ragguardevole. Però il costo della serie Tintoria, esattamente. E niente, ragazzi, 72 milioni è una somma che comunque ti fa riflettere. Ti fa riflettere intanto su chi va al cinema. Mm-hmm. Esempio, dimmi una città in Basilicata, io ho geografia. Potenza. Ok, no, Potenza non è in Basilicata. Ho sbagliato. Vabbè, un capoluogo della Basilicata che adesso non mi ricordo perché sono ignorante, ragazzi, mi dispiace. Domenica pomeriggio, mm-hmm. le famiglie di Potenza si recano al cinema. Le famiglie di Potenza spendono, no, non di Potenza perché è troppo grande, piccolo comune in provincia di Potenza, ci vanno di quel comune lì la domenica, vanno a vedere Checco Zalone, 6 famiglie, ok? Potenza. Google ha detto sì. 6 famiglie, 6 per 8 48. Scusami, 3 per 6 3 per 8 24, mm-hmm. perché so 3, diciamo, 3 esseri umani a famiglia. 24 per 6 6 per 4 24 e porto di 2 144. La cittadina di Potenza sconosciuta al weekend fornisce 144 euro alla causa. Ok. Che poi vanno a costruire questi 72 milioni. Sì. Come diamine fa a pensare la gente che The Pills o i The Juggler, perché secondo me loro hanno fatto comunque un ottimo lavoro, però era proprio come era stato concepito il passaggio tra web al cinema, sia per noi che per loro, che aveva delle falle. Come si fa a pensare che una cittadina sconosciuta nella provincia di Potenza possa pesare 144 euro
sull'incasso del film di The Pigs. No, infatti. È impossibile, perché loro non gliene fotte niente. Giustamente. Ma giustamente. Perché non è per loro The Pigs. Cioè, se io sono capo famiglia della provincia di Potenza, sì, io la domenica penso a tre cose. Mm-hmm. A magnà. E quello c'è sta. A fa sta zitta mi moglie. Questo... A fa sta zitto mi figlio. Sì. Oh, tu capisci che... Il silenzio a casa. Tu capisci che Cozzalone, tranne Magnà, soddisfa pienamente le altre due cose? Perché a loro li porti al cinema, mm-hmm, gli fai vedere le cose, loro sono contenti. Sembra, ovviamente è un filo ironico questa cosa che sto dicendo, non voglio essere preso letteralmente, certo, però neanche troppo. Secondo me, non The Pills non è nazional popolare, mm-hmm, raga, più facile di così. Quindi questo passaggio è stato interessante sicuramente per noi, però secondo me non c'è da stupirsi che non abbiamo sbancato il botteghino. No, ma io non mi stupisco affatto, e in realtà volevo anche arrivare al punto che il successo della cosa è in sé, cioè il fatto di essere arrivati a fare un film per il cinema non si può poi misurarlo sul numero di spettatori, perché poi, cioè, è come hai detto tu, è una, certo, cosa di sistema, il film delle Pizze non poteva interessare a troppi milioni di persone in Italia, certo, ed era inevitabile, giusto? Questo doveva saperlo chi ha prodotto il film, mm-hmm, capito? No, non era una critica, era tipo, se un produttore ha creduto in noi sono contento, però la responsabilità di capire effettivamente l'incidenza del fenomeno dei Pizze sul nucleo familiare della provincia di Potenza era forse una cosa che andava... pensata meglio. E ti posso fare una domanda personale? Sì. Quanta è stata però, se c'è stata, la presa a male? Cioè, nel senso, perché secondo me il problema, il discorso che facevo prima sul successo di internet rispetto a quello cinematografico, che il successo di internet ti fa costantemente, ti comunica costantemente quello che pensa di te. Quindi nel momento in cui esce il film e si dice, ma come? Non è Aldo, Giovanni e Giacomo? Certo. Internet dice, oh, non avevi mica fatto Aldo, Giovanni e Giacomo, però non con questo tono, certo, cioè, merde, lombrichi, sì, e quanto è una presa a male, quanto ci metti per realizzare che non deve essere una presa a male, ma una presa a bene il fatto di aver fatto un film al cinema, che è una cosa figa, e che il successo di un progetto del genere non si può misurare nei numeri di Checco Zalone o, certo, chiunque altro. Allora, io per fortuna, un po' per indole, un po' perché mi sono sempre volontariamente trovato in mezzo ai litigi da internet, poi appunto parleremo pure di questo, ho sviluppato una specie di coscienza che mi porta a pensare questa cosa, che è un pochettino il modo in cui mi rapporto a tutte le critiche, mm-hmm, che vengono da internet, compresa quella del film. Allora, se una persona non te conosce, non sa chi sei, non potrà effettivamente mai dirti, non ti può comunicare quello che ti vuole comunicare nella maniera corretta, mm-hmm, lo farà sempre immaginando di avere di fronte ai suoi occhi, che ne so, hai fatto un film, sei Brad Pitt, mm-hmm, allora tu giustamente dici, quello è Brad Pitt, se io gli dico che è un secchio di vermi, che cazzo gliene frega, gli dico che è un secchio di vermi, ok? Sì. Questa cosa non è giusta per un motivo. Primo, non sono Brad Pitt. Seconda cosa, anche Brad Pitt, forse, sì, non lo puoi sapere, magari gli dà fastidio essere chiamato secchio di vermi. Mm-hmm. La coscienza che queste persone non sono delle persone vere, non esistono, non c'è un vero essere umano dall'altro lato della tastiera, o meglio, c'è, ma non conoscendo quel sistema che porta quella persona a fare quel ragionamento, io non lo posso, cioè, se tu mi dici che sono un secchio di vermi, io non me posso manco permettere di offendermi. Mm-hmm. Ho sviluppato quindi questo distacco un pochettino, che è da, e purtroppo, anzi per fortuna, anche in positivo. A me, quando mi fanno i complimenti ed è palesemente una roba da X, mm-hmm, a me non me ne frega niente, mi dà pure un po' fastidio, capito? Okay, cioè, tipo quando mi fermano per strada e mi fanno grandissimi, Turbo Fregni, eccetera, eccetera, io non voglio fare il tipo stronzo, però come se la persona che ti fa un'offesa, se questa persona non vale niente per te, allora l'offesa è nulla, pure il complimento è nullo, capito? Mm-hmm. Cioè, siamo due persone, abbiamo due sistemi solari diversi, io sono contento che quello che faccio ti piaccia e lo segui,
però zio non puoi parlare, cioè, ma non perché io sto troppo in alto, siamo due mondi diversi, non è migliore, cioè, in generale, o peggiore. Può darsi che a te non vada che uno arriva e ti faccia turba fregna mentre stai in giro, quello non mi va, ma semplicemente perché è invasivo. Però mi va se una persona viene e, non dico cerca di capire chi è la persona, ma magari fa un passetto all'interno del mondo di quella persona. Mm-hmm. Io spesso parlo con persone che mi fermano per dei pills, ma tipo che ci parlo per 10 minuti, lo faccio senza problemi. Però è questo, cioè mi devi dimostrare, non è che mi devi dimostrare, fai un po' come cazzo te pare, però se io percepisco che tu potresti iscrivermi, sei più diverso, sei un figo, con la stessa, cioè per te è indifferente perché non me conosci, io mi stufo pure, capito? Il vero problema alla base di questa cosa, secondo me, è l'assenza di, vorrei dire empatia, ma stiamo troppo in alto, l'assenza di un riscontro concreto con l'essere umano che sta dall'altra parte. Mm-hmm. Beh, pure solo forse questo. Di immedesimazione, cioè a quasi nessuno capita che la gente gli scriva un botto di commenti sui social, la maggior parte delle persone sono quelle che commentano. Sì. E quindi è pure difficile immedesimarsi una persona che è dall'altro lato del secchio di vermi, perché certo. Secchio di vermi è facile che se non produci una cosa, se non c'è una barra dei commenti sotto qualcosa di tuo, secchio di vermi è facile evitarlo sui social, sì, in sì, generale sì. Su internet. Io penso che qualunque fenomeno faccia un passaggio dall'underground al mainstream non deve dare la possibilità di commentare. Ah, dici proprio perché... Lo so, raga, però... Perché è una frattura, cioè è un salto che comunque... Lo so, ragazzi, però... Lì vai a fondere dei mondi che magari non vogliono essere fusi. Ma io non lo dico perché non voglio che la gente parli, io lo so che cosa pensa la gente. Sì. È che semplicemente se quelli si mettono... Cioè, Se nasce per forza la polemica, se la possibilità di commentare quello che faccio è necessariamente o comunque quasi sicuramente atto a creare polemica, è per me inutile. Mm-hmm. Lo faccio a fare. Okay. Io vorrei sapere, non dico non voglio le critiche ci stanno, non è quello, la polemica, lo shitstorm, il sì. Bordello puro. Zì, quello no, mm-hmm. Quello non si fa. Lo shitstorm non si fa. No, quello sono molto d'accordo. Lo shitstorm è un fenomeno. Il reato di shitstorm che ancora, avevo letto. Ancora non è stato istituito, non so chi l'abbia. Sì, ne parlava forse a Boldrini, può essere. Però è una roba molto divertente. In questi termini, reato forse, di shitstorm. No, forse no, perché... forse l'ho creato, forse l'ho inventato io nella mia mente, però dovrei proporlo. Mi viene da pensare che se la Boldrini avesse detto reato di shitstorm, mi sarebbe arrivato, sarebbe entrato all'interno della mia bubble. Sì. La Boldrini che usa il termine shitstorm. Oh, poi tra l'altro sullo shitstorm ci torniamo più tardi. Ho proprio fatto una pausa, guarda, io mi ero prefissato la cosa, non deve diventare un'intervista, ci sto facendo un sacco di domande e poi faccio proprio le pause. Oh, invece più tardi torneremo. Sì. Vabbè, vedi, sto imparando. No, però gli argomenti ce li siamo decisi, questo si può dire. Sì, c'è una scaletta scritta qua che ricontrollo ogni volta. La prima cosa era proprio la chiave che mi serviva, Matteo Corradini. Perché giustamente su Facebook... Aspetta, parliamo prima della shitstorm. Parliamo della shitstorm. Parliamo della shitstorm. Perché allora, io di questo ti volevo parlare perché secondo me un anno fa è successa una cosa molto interessante che adesso ti farò raccontare, che è appunto il fenomeno di una shitstorm. Sì. Vorrei che tu raccontassi come si è verificata questa cosa. Ok. Allora, un anno fa io ero molto depresso. No, vabbè, ero mediamente depresso, non in maniera troppo particolare, diciamo. Mm-hmm. Quel periodo avevo proprio voglia di rompere i coglioni, e lo ammetto senza proprio remore. E quando avvenne il terremoto, che poi sono stati in realtà due sismi, mm-hmm. Quello di Copiano era il secondo giorno. Sì. Ok. Quando avvenne il primo giorno, mm-hmm. Ok, parlando con degli amici appunto abruzzesi, ci fu questa cosa, a me fece molto ridere, mm-hmm. Questa fortissima fortissimo senso di coesione anche
tra chi viveva a Roma, no? Con i loro, la loro terra, perché comunque effettivamente gli abruzzesi sono molto, molto proud, veramente mm-hmm. molto proud. Sì, è vero. E niente, era, veniva spesso, si parlava della paura di questi miei amici, sia su Facebook che nella vita, del terremoto. Io li piavo in giro e facevo, sì, ma paura di che? Cioè, stai a Roma, sì. Cioè, nel senso, eccetera, eccetera. Li prendevi per il culo. Eh? Li prendevi per il culo. Sì, 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 sì. E stai a Roma, eccetera, eccetera. Ma in questo modo tu sei dell'Aquila, giusto? Sì, quindi ok, i botti l'hai visti, sì, nel sì, senso, sì. Comunque essendo localizzato ci sono delle zone dell'Abruzzo che magari manco l'hanno sentito il terremoto, che dite? Sì, sì, cioè okay. È chiaro che a Vasto non credo, vabbè, adesso okay. Non voglio dire termini sicuramente. Ok, questa mia, visto che mi sentivo proprio un ragazzetto furbacchione, mm-hmm. ho scritto ma gli abruzzesi si sanno solo lamentare del terremoto. Mm-hmm. L'ho scritto circa a mezzanotte, questa cosa, no, forse un po' prima, perché mi ricordo che Rigopiano, quando io l'ho scritto, non era ancora successo. Sì. Okay, il giorno dopo, quando c'è stata la vera e propria shitstorm, era successo. Mm-hmm. Quindi in un certo senso io mi sono anche accollato Rigopiano. No, tu certo. Dirai. No, perché le persone in quel momento erano certo. Molto sensibili. Io scrivo questa cosa qui su Facebook, allora faccio una cosa pregressa. Io in quel momento avevo su Facebook una pagina con il mio nome, Matteo Corodini. Uh-huh. Quindi avevo 15.000 fan, eccetera, eccetera. Ragazzi, 15.000 fan non so pochi, non lo dico per far matto. Uh-huh. Cioè, quando hai 15.000 follower devi stare un attimo attento, cioè comunque cominci ad approcciarti a una fetta di pubblico che non so, 300 amici, ok? E a me dispiace dirlo, però il rischio di questi 15.000 follower che ci sia il matto o quello che si offende più, a ragione o a torto, poi vabbè, più degli altri, è un rischio che non possiamo ignorare. Mm-hmm. Non c'è proprio modo, 15.000 sono un po'. Quindi cosa è successo? Io pubblico questo status, lo cancello tipo dopo 20 minuti e la gente aveva fatto lo screenshot. Il giorno dopo si alza, dico piano, era successo la notte o la sera prima, non mi ricordo. Sì, no, la notte. La notte. Ed è lì è successo un bel casino. E ovviamente sono questo scherzetto tanto simpatico ha causato una fortissima rabbia, un fortissimo risentimento da parte degli abruzzesi, che ovviamente va scisso. Mm-hmm. C'erano quelli che, poverini, mi scrivevano. Mi dispiaceva moltissimo quando alcune persone mi scrivevano tipo ma perché dici, cioè, come se io fossi effettivamente una persona che stava godendo del terremoto, capito? Sì. E ovviamente io quella roba lì l'ho scritta in maniera ironica, anche se poi ci arriviamo, ironica un cazzo, adesso ci arriviamo. Mm-hmm. Cosa successe? Successe che la mattina dopo la shitstorm già era bella era bella calda e mi sono cominciato ad arrivare, insomma, i primi messaggi, io t'ammazzo, eccetera, eccetera. E un cazzo, lì per lì ho pensato, perché io purtroppo non mi ero reso conto. Mm-hmm. Pensavo, ma questi non c'hanno proprio un cazzo da fa', ti pare che per uno status che io adesso ho anche cancellato, quindi questa cosa si ingrandisce così tanto. Cosa successe? Successe che proprio perché colti nell'orgoglio, perché comunque quando avviene un terremoto e una parte del tuo paese viene distrutta e muoiono, anche perché poi ricordiamo che c'erano stati morti, tu sei incazzato, a te te rode il culo. Sì, moltissimo. Te rode mega il culo. Tantissimo, stai male. Stai mega stai male. E stai arrabbiato. Stai mega male e sei arrabbiato. E vuoi sapere anche la piccola chicca? Non puoi essere arrabbiato con nessuno. No. Non puoi essere arrabbiato con nessuno. E soprattutto, appunto, rincarato da questo grosso senso di coesione abruzzese, mm-hmm. questa cosa è stata molto presa come una specie di super villain, no? Mm-hmm. Che è un po' come se tipo io godessi
cioè sta, a un certo punto mi divertiva molto il fatto che venisse quasi, era quasi un rapporto causa-effetto, cioè era un po' colpa mia, dai, cioè, in alcuni casi, tipo. Ma vabbè, certo, sui sì, casi estremi, sì, sì, poi, no, certo, appunto, la cosa di sì, sì, ok. Che dobbiamo fare? No, no, vabbè, non... no, ma secondo me è sciallissima, diciamo, nei casi estremi, ovviamente, su tutti i commenti che hai ricevuto è normale che un sacco, certo, 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 strani e stravaganti. Però sì, la cosa è che tu ti sei trovato, secondo me, cioè tu hai fatto una battuta con dei follower, sì, con tanti follower, e nel momento sbagliato sei andato a stuzzicare un'emozione fortissima, certo, proprio fortissima, perché in quel momento poi appunto, cioè, con la tempistica che arrivo piano sono morte le persone, quindi in quel momento là le persone sono impazzite, perché certo, se leggi una cosa così... Io capisco come fa a impazzire. Poi, ecco, le minacce di morte sono lo step successivo che lì no, ma si anche, perde. Anche io capisco come fai a impazzire. La mia domanda è come ho fatto ad essere così stupido? Cioè, allora, la battuta... No, no, aspetta, aspetta. La battuta sull'Abruzzo non è sicuramente la cosa più greve che ho detto nella mia vita. Mm-hmm. Ma proprio, cioè, come... Sì, sì, come, sì, no, certo, cioè, certo. Hai visto Angelo Izzo a Un giorno in pretura, quando la tipa gli... Ma scusi, ma lei girava in macchina senza documenti? Angelo Izzo gli fa... Sì. Io ho fatto l'omicidio del Circeo, non so se ne ha mai sentito parlare. Comunque, cioè, io di cose greve ne ho fatte e dette. Mm-hmm. Come cazzo ti viene in mente di farlo con un profilo col tuo nome, mm-hmm, e con 15.000 follower? Non stai al bar. Cioè presente Selvaggia Lucarelli che la vanno tutti ammazzati. Mm-hmm. Selvaggio Lucarelli però fa capire molto bene il concetto di, famo così, o non stai al bar e parli come uno che non sta al bar, mm-hmm, oppure stai sempre al bar. Se tu stai al bar e tu scrivi una ragione, io metto in culo. Mm-hmm. E c'ha ragione, sì, cioè nel senso, capisci? Allora Matteo di un anno fa, io so che tu stai a scherzare, c'ero anch'io, però bro, se tu non sei capace di gestire 15.000 follower, tu non credo che tu debba avere 15.000 follower. Allora rinuncia, infatti, Corodini adesso praticamente non lo uso più. Sì. Non lo uso più, uso un altro profilo che non contiene il mio nome, con il quale ho 300 amici e 300 follower. E però tu trolli ancora? Cioè, non voglio banalizzare usando il verbo trollare, però nel senso... Perché fai poi... ancora il testa di cazzo. In alcuni, no, vabbè, sì, neanche, però appunto la cosa, la battuta era... Cioè, quella sì, sulla certo, era troll, chiaro, senso, certo, sì, sì, sì. Poi la cosa bella è che c'erano dei, diciamo, degli studiosi della comedy che dicevano: questa battuta sarebbe potuta essere così, però il contenuto comico non, mm-hmm, fa ridere. Quindi, ragazzi, a me veramente dispiace un sacco per essere stato uno stronzo, mm-hmm, in quel preciso momento. Ma non c'era neanche un tentativo comico, era proprio una trollata pura, sì, sì, cioè sì, era beh, proprio dare fastidio, voler dare fastidio a qualcuno. Ho dato fastidio alla regione sbagliata, sicuramente. Cioè, nel beh, senso... era proprio il momento, sì, sbagliato e l'argomento, ma sbagliato, guarda, nel senso... Ma guarda che... No, ripeto, la mia ex ragazza Benedetta, con la quale siamo molto, ancora molto amici, ha ricevuto, che lei è abruzzese, mm-hmm, di Villa Santa Maria, e lei ha ricevuto più minacce di me, cioè zia... No, e infatti poi quello è... poi... Cioè, gli hanno scritto a lei, sì, comunque una sezione di Lanciano di un noto partito, se così vogliamo chiamarlo, di estrema destra, che non andiamo a nominare, Casa Pound, e gli hanno detto: dammi l'indirizzo di questo tipo perché lo ammazzo. No, certo, quello poi è quando va fuori controllo. Sì, quello faceva un po' paura da vedere. Tutte, sì, le minacce, sì, di morte erano abbastanza... erano tante. Erano tante, però la cosa è questa: tu da troll, quindi, eh sì, mi permetto sempre, sì, no, vai, vai. Quello però è una trollata di successo, cioè nel senso, sì, in teoria quella è la, cioè perché tu hai scritto una cosa che fa arrabbiare e le persone sono proprio incazzate. Ma tu, ma tu ti ricordi il ragazzino siriano? Quello con la foto nell'ambulanza? No. Allora, luglio, sì, luglio 2016, mm-hmm, esce questa foto di questo bambino preso dalle macerie di un bombardamento in Siria, mi sembra, adesso scusatemi se non
becco l'evento preciso, ma purtroppo succede tutti i giorni lì. Viene messo in un'ambulanza per essere salvato e viene fotografato da un fotografo che inizialmente si dice di Medici Senza Frontiere e poi pare proprio di no, cioè un fotografo che sta a fare i cazzi sua quello. Questa notizia, che quando io la lessi, provai a informarmi, mi risultò molto complessa da gestire emotivamente, molto complessa. Un po' per la presenza del fotografo, un po' per la presenza della strumentalizzazione di questo ragazzino, un po' per la presenza, un po' appunto di vera riflessione poi sulla guerra. E quando uscì questa foto, ovviamente, allora ragazzi, capiamoci, c'è una buona percentuale di persone che stanno sui social network che sono delle scimmie. Ok. Ok, ragazzi, questo è importante e io non lo dico perché... Non voglio... Definisci scimmie. Scimmie, raga, scimmie. Cioè, scimmie, tipo che non sa fare dei... Cioè, ti giuro, non mi vengono le parole, sono emozionato. Io sono convinto che quando è successa a me la cosa dell'Abruzzo, c'era un'ottima parte di scimmie, ma io non mi sento di... dire che erano scimmie perché erano abruzzesi, quelle erano comunque scimmie, erano quasi una casualità. Vabbè, no, è che si siano le persone, trovate, le persone, cioè, che poi ti vengono a dire io t'ammazzo, certo, ti vengono, certo, a ammazzare, se, certo, vieni qua t'ammazzo, è chiaro che quello è, e quelle sono matte, le minacce di morte sono, e sono, quelle sono matte, sì, comunque sono, vabbè, torniamo al discorso. Questa foto qui era stata usata anche in alcuni casi, quella foto del bambino sull'ambulanza, anche in maniera un po', scusate il rutto della digestione, ecco qua. Ma questo anche, è un podcast, questo è un rotto friendly, okay, non ti preoccupare. Anche se magari la foto era legit, nel senso che, però comunque era stata sempre un po' usata, tipo, perché noi? E c'erano tante persone che facevano tutti ragionamenti su una cosa che non conoscevano. Mo, per carità, io m'ero informato 30 secondi e non è cavolo, conoscevo meglio, però mi chiedevo com'è possibile che queste persone prendano in pasto quello che la rete gli dà senza mai metabolizzarlo. E in quanto stronzo io ho fatto uno zoom sui capelli del ragazzino, ho postato questa foto, ho scritto: regà, domani vado a fare i capelli, secondo voi così so fighi? Ah sì, mi ricordo. Regà, pure lì un bel casino. Sì, beh, sì. Però chi è che si è arrabbiato là? Boh, tutti. Tutti? Sì, nessuna... Però in modo diverso, meno intenso. Beh no, Luigi ha ricevuto un messaggio di un boro a caso, in cui gli dicevano: dammi il numero di Mattaglia, dammi una... Ok. Ma poi tipo... Però minacce di morte, no? Sì. Ah, pure minacce di morte. Allora aspetta, per minacce di morte... Perché io mi ricordo appunto dopo il post sull'Abruzzo, cioè... Per minacce di morte... Decine di minacce di morte. Intendiamo anche: ma ti ci farei finire a te morto sotto un bombardamento? Ah, guarda, quella forse non è... quella non è una minaccia di morte, quella è un commento. Quello è un commento, okay, esatto. Okay. Una minaccia di morte è: dimmi dove abiti che te la vado a ammazzare. Sì, okay. Quella è una minaccia di morte. Però forse no, sicuramente no, non ho ricevuto di più... Ma perché secondo me là è diverso. Tu, Pischello X Romano, che fa un post del genere, agli abruzzesi arrivi, e che sono le persone che si sentono, che sono direttamente ferite dalla cosa che tu stai prendendo per il culo, e quindi proprio, cioè, è diretto, boom, io te leggo, e io che sono la vittima mi incazzo come una iena. Non c'erano famiglie siriane nei tuoi follower, certo. Quindi secondo me sì, però sai, in quel momento era proprio tipo, gli volevano proprio tutti bene a questo bambino. No, infatti, cioè, era il momento perfetto per trollare. Cioè, capito, esattamente. Infatti. Comunque, morale della favola, io la cosa che vorrei dire in chiusura di questo discorso è: ragazzi, allora intanto io credo veramente che tu non puoi associare la tua faccia a delle cose così rischiose. Ho sbagliato sicuramente a... Ma tu la gag di io che ho la foto di Martin Shkreli e poi c'ho scritto che lavoravo su Nestlé? No, questa non lo so, dimmi tutto. Incredibile. E niente, praticamente io ho la foto di Martin Shkreli su Facebook, e perché avevo cercato di mettere meno informazioni mie possibile, ma in realtà, ma neanche senza riuscirci troppo, perché poi comunque le foto mie nel mio profilo si trovavano.
magari condividevo cose di The Pills, alla fine, cioè, se capiva che ero io. Però ci ho messo che lavoravo presso Nestlé e la gente mi faceva vedere che mandava l'email alla Nestlé chiedendo di licenziarmi. E poi che lavoravo presso The Jagal e la gente ha scritto The Jagal e The Jagal mi si sono culati. Non mi ricordo questa cosa, scrivo, questo sta The Jagal, commentiamo per partire. Sì. E mi dispiace perché ho fatto, ma per fortuna i The Jagal sanno che sono una testa di cazzo, quindi avranno pensato tra di loro, guarda sto coglione, e quindi non mi hanno mandato l'avvocato, ma potevano farlo, sì, cioè, certo. Sì, te lo dico, sì. Loro mi potevano mandare l'avvocato, sì, esatto. Sì, questo mi ha fatto i danni. Ma fatti danni, adesso te li quantifico, con il mio avvocato parliamo e ti chiedo il rimborso. È vero, poteva, non ci avevo pensato. Potevano mandare l'avvocato, sì. Mi facevano un bucio, oppure Nestlé mi poteva mandare l'avvocato, capito? Sì. E io perdevo soldi, sì. Regà, perdevo un mare di soldi, perdevo una causa contro Nestlé, non lo so, cioè, fine. Game over, tutto forever. Detto questo, ragazzi, fare lo stronzo su internet è una cosa... che non è necessariamente sbagliata nel momento esatto in cui si è in grado di distinguere la realtà dalla finzione. Se per il tuo pubblico, soprattutto se questo è un pubblico molto numeroso, risulta difficile distinguere la realtà dalla finzione, è il momento di non fare lo stronzo, perché puoi creare dei cazzo di casini enormi. 15.000 persone sono tante, raga. Sì. Ripeto, poi sembra che sto farmato, ho 15.000 follower, no, sono tante persone, uno normalmente non comunica con 15.000 non, nessuno, ragazzi, se, a meno che tu non sia Pippo Baudo, tu non devi avere, non puoi avere proprio le competenze per comunicare con 15.000 persone, capisci? Mm-hmm. Cioè, non puoi parlare a un'entità che ha 15.000 teste. Ma di che stiamo a parlare? Impossibile. Beh, no, la cosa del 2018 incredibile è che invece lo puoi fare, lo fanno un sacco di persone e poi devi accollare le conseguenze. Questa è la cosa che c'è anche da dire. Mi sembra un po' inevitabile. Facciamo il discorso per collegarmi a quello che stai dicendo con lo Sgargabonzi, che appunto lui può fare quello che può fare perché lui è lo Sgargabonzi, dove sempre non si capisce dove finisce e dove inizia. Invece tu col tuo nome ci sono persone che dicono no zio, sei un coglione, certo. Poi vai a spiegare, no ma ho scritto perché gente non ha neanche il dovere di andarsi a informare sul perché l'hai scritto. Mm-hmm. Se una cosa che hai scritto tu offende me e altri 500.000 connazionali miei, a me mi dispiace il coglione, se te magari potevi pure stare scherzando, però no, certo, non ho nessun dovere di informarmi su chi sei, se, cioè, ma manco se sei lo Sgargabondi. Cioè, no, sono... è vero, ma perché poi non succede, nel senso, ripeto, capisco benissimo tutti gli abruzzesi che hanno letto quella cosa, certo. E si sono incazzati, ma proprio è inevitabile, è giusto che si siano incazzati, perché quella è una cosa aperta, è una ferita aperta, e certo, poi in quel momento c'era proprio... Freschissimo, quindi. La gente si è incazzata e su internet la gente ti fa sapere quando è incazzata e te lo dice. Ma perché poveracci, quelli non potevano farlo in nessun altro modo. No, ma certo. Quelli stavano coi metri di neve e si sono visti il post la mattina e hanno detto a testa de cazzo fino a certo, ma in un certo senso, raga, mi dispiace. È stato molto traumatico per me perché mi ha portato a riflettere molto su chi sono io in funzione degli altri, però mezzo so contento che è successa una cosa del genere, perché così ho potuto comprendere una parte di comprendere in prima persona una parte di meccaniche social. Mm-hmm. Che non ti spiegano poi, specialmente se sei un pischello dei The Pills e non c'è l'ufficio stampa tuo, cioè. Vabbè, ma non te le spiegano, anche perché sono comunque relativamente nuove, cioè il shitposting non è, sai, che ti dicono attenzione, ci sono gli studi sul shitposting. Sono aspetta, però non è shitposting quello, è shitstorming, scusate, la Boldrini sono sicuro, shitstorming volevo dire. Poi lei fanno legge sul shitposting ed è un casino, perché quello ci va bene così, è un problema, lo shitposting ci va bene così, sullo shitstorming. No, sì, no, dicevamo della responsabilità, scusi, stavo finendo io un discorso, responsabilità di avere la coscienza di
poter, ecco, io mi sono reso, quella cosa mi ha insegnato una cosa, mi ha insegnato che io comunque ho lavorato, lavoro anche con motore televisivo in alcuni momenti, non posso permettermi di, non lo so fare, mm-hmm. di essere un autore nazionale popolare, perché io non so parlare. Cioè, ti ricordi quel 25% di prima di Scimmie di cui parlavamo? Sì. Adesso. Tu sei in quel 25%. No, io so che stai facendo. Mega, cioè, purtroppo se sei un autore devi parlare al 100%. Mm-hmm. E recenti studi hanno dimostrato che io non lo so fare. Cioè, capito che cioè, c'hai i documenti provati sui social? Sì, ho fatto dei test. Mm-hmm. Ho fatto dei test con gli elettrodi qua e non lo so fare. Beh, quindi, oddio, però in realtà si potrebbe anche, tu lo sai fare benissimo, perché poi secondo me i social, cioè so quello, nel senso le cose sui social seguono quelle dinamiche là e paradossalmente scrivere cose che attirano contenuti, Facebook è contentissimo, stai facendo comunicazione meglio di tutti in quel momento, poi la tua vita privata ne risente molto male, ma e quindi non ne vale la pena. Già Facebook è solo recentemente può essere inteso come un media nazional popolare, mm-hmm. perché ma quanto ti fa male quando vedi vecchi su Facebook? Non ne vedo molto, molto. Ma anche io, però ogni tanto me ne passa un accio. Eppure lui è felicissimo, lui anzi forse Facebook è più per lui che sì, non per noi oramai. Perché adesso per fortuna... Che lo usano col candore. Ma sì, che devono fare? Ma giusto. Ma quello è veramente helps you connect with people of your life, non mi ricordo lo slogan. Se tu hai 65 anni e vivi in Connecticut e vuoi beccare quel tizio greco che hai conosciuto nel 78, ma tu lo becchi su Facebook, svolti la mesata, vi scrivete, vi mandate foto, che è come era stato pensato. Poi era noi che bello, ce lo siamo ritrovati da più giovani e l'abbiamo preso. Pensa il tipo di caltanissetta che si trova Matteo Corodini che scrive mm-hmm. ma non solo quella della produzione dei Crevate, ne ho scritte tantissime, sì. Ma perché ragazzi non lo so, ho trovato divertente giocare col fuoco, cioè testare i limiti delle persone e come ogni volta che testi i limiti delle persone, quando lo passi te ne accorgi, sì. Ok, le persone sono in grado di tenere questa quantità di shit, non più di così. Senti, a proposito di scherzare col fuoco, guarda che segue. No, sono molto contento per parlare di questa cosa perché mi interessava. E comunque se ci sono abruzzesi all'ascolto, mi dispiace, sono sinceramente dispiaciuto di aver, anche se non c'era l'intento, se una persona viene da me il giorno che muore mio padre e mi dice tuo padre è frocio, è un problema, anche sì, se sta scherzando, sì, è un certo po' un problema. Sì. Per le persone che stanno male, certo, hanno un senso di umorismo molto diverso. Ed è anche giusto che in quel momento non abbiano un senso dell'umorismo. Esatto. Possono permettersi di non avere un senso dell'umorismo. Sì, no, mi interessava parlare questa cosa con te proprio perché essendo io aquilano e quindi essendo dentro. Comunque ancora vicino alla Posso dire alla una situazione, piccolissima certo. cosa? Il giorno prima, il primo sisma, è caduto un edificio molto importante a Penne. Mm-hmm. E siccome io c'ero stato con Benedetta, mm-hmm. a me mi ha preso proprio male. Ma è brutto. È brutto. Sì. Cioè, mi ha preso proprio male perché ho detto, cazzo, cioè, c'era questa Penne, comunque, era un bellissimo centro. Adesso non so effettivamente a livello di danni se è stato peggiorato moltissimo, però vedere quell'edificio lì crollato, questa bella presa male, pure senza morti, pensa a quei morti quanto ti può dare fastidio. Sì, è proprio è una situazione, per questo no, mi interessava parlarne, sì, per quello mi interessava parlarne, perché io capivo, cioè nel senso io ho letto il tuo stato e pensavo, che coglioni, che poi so che scherzavi, però io ho rosicato, diciamo, pur sapendo che scherzavi, e quindi mi interessava capire. Cioè, poi in realtà sospettavo che questa fosse la tua posizione, non pensavo sì, mi saresti venuto a dire, ma che gli abruzzesi, quei coglioni, no zio, forse sbagli. A me dispiace solo, guarda, di tutta la vicenda dispiace solo perché sarebbe stato molto più facile farmi capire il mio, cioè avrei capito di più il mio errore senza minacce di morte. Eh no, vabbè, sì, le minacce di morte sono...
perché c'è una parte che purtroppo è circa 2/3, perché di critiche vere io non ho letto, di critiche, di messaggi sensati io non ho letto, diciamo, 1/3. Mm-hmm. Gli altri 2/3 anche all'esterno sono apparsi come: ma guarda ste teste de cazzo, che cazzo stanno a fare, lui ha fatto solo una battuta. E in un certo senso non è sano e giusto per la vicenda questa roba. Mm-hmm. Ok. Cioè è brutto che tipo la gente esternamente è arrivata ad avere l'idea che gli abruzzesi fossero tutti degli stupidi perché quel tot di persone avessero commentato così. Sì, no, quella è un'idea sbagliata, però il problema, certo, di internet è che ci stanno pure quelle cose là. Cioè ogni volta che si crea, che parte il carrozzone, poi ci si attaccano, certo, infinite cose, per cui ci stanno poi quelli che criticano gli abruzzesi, quelli che criticano gli abruzzesi, e tutti a commentare sotto lo status tuo. Certo, certo, sì, quello, assolutamente, sì. Quelli che te vengono a difendere, ma è delle cose assurde, sì, cioè. Ma io avevo delle mie vecchi amici, io, sì, l'ho conosciuto l'estate del 2008, posso garantire che è un ragazzo straordinario. Sì, 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 io non mi ricordo di te. Sì, cioè, tipo, come quelli lì che tipo quando uno gli viene armato e fa una strage dentro una palazzina, la signora del primo piano dice sempre: salutava sempre. Sì, sì, sì. Te credo che salutava sempre la matto, signora. Diciamo, andiamo avanti, andiamo perché abbiamo parlato prima, sono molto attento per questa cosa. Prima hai nominato Re Bibbia, che è un, sì, po' il motivo per cui ti ho chiamato, perché io ho saputo da te. A quanto dall'inizio della registrazione? No, tantissimo. Quanto siamo? 50. Vabbè, arriviamo un'oretta e mezza massimo. Ma per me posso fare 2 ore e 40. I podcast che mi guardo io, che è quello di Joe Rogan, si spara 2 ore e 40 di podcast. Poi io ho ricevuto, accetto un sacco di critiche sul podcast, mm-hmm, e una di quelle mi viene fatta è che duri troppo, però non sono d'accordo. Cioè, durava 1 ora e mezza. Sì, 1 ora e 26 di media abbiamo fatto finora. Però non sono d'accordo, secondo me chi se lo vuole sentire se lo sente, se lo sente. Non c'è alcun problema, siamo a 51 minuti, se volete smettere lo capisco. Sì, 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 sì. Tu stai facendo un videogioco, sì, videogame. Sto scrivendo. Esatto, ho usato il verbo facendo perché è quello che avrei usato da bambino, perché non so come si strutturi benissimo la creazione di un videogame, però io non so niente di questo videogame, se non che ho visto un po' di gameplay su Facebook, appunto. Mm-hmm. Che, what is this? Allora, vi faccio una piccola, vi dico il mio background sulla materia. Io sono un grandissimo appassionato di videogame. Mm-hmm. I videogame sono stati effettivamente la cosa che mi ha formato creativamente di più in assoluto, in alcuni casi anche umoristicamente. Mm-hmm. Il concetto di scrittura nei videogame è un concetto che per fortuna riporta degli esempi eminenti, veramente fighi, veramente veramente fighi. Diciamo che Daniele c'è la tazza di Portal 2. Sì. E Portal è un gioco che si permette di essere sia a livello di gameplay sia a livello di storytelling ineccepibile. Sì, Portland ci ho giocato. Il 2 è ancora meglio. Il 2 perché erano più coscienti di quello che stavano, mm-hmm, facendo. L'uno era l'intuizione, il 2 era l'elaborazione. Sì, esattamente. L'1 tra l'altro sembrava un mezzo mod di Half-Life. Vabbè. Beh, però finisce. Sì, 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 sì. No, ma il 2 è il Portal proprio, mm-hmm, cioè proprio figo, fatto bene. Cioè, i dialoghi, i personaggi sono incredibili. E poi non si vede, non c'è nessun personaggio tranne GLaDOS. Mm-hmm. Ed è una roba che mi ha fatto dire: zì, questa roba della narrazione nel videogame è una bomba atomica, io la voglio fare. Allora cosa succede? Nel fine 2015 io mi avvicino, vado a Leoncavallo a Milano, sì, stanno facendo il Game Over a settembre, lo fanno tutti gli anni, hanno saltato l'anno scorso, non so bene perché, e vado dai ragazzi romani che hanno portato il loro gioco, che si chiamano Yonder, che saluto, sono dei ragazzi molto in gamba, l'anno scorso hanno fatto Red Rope, un gioco indie, sembra che stia facendo della pubblicità, ma non la sto per niente a fare perché sono veramente dei ragazzi forti e il gioco è figo. Questi ragazzi lì cominciavano a showcaseare Red Rock, quindi 2 anni fa, e invece sono mezzo accollato, cioè proprio sinceramente. Sì. Fammi una cosa, c'ho mille idee, vediamo se a Roma siamo rimbeccati. Al che loro mi presentano, mi dicono: guarda, noi stiamo facendo Red Drop ed è quasi finito come progetto, e per noi non ha senso prendere uno scrittore quando
progetto è completo all'80%. Però c'è questo nostro amico che ha tirato fuori durante una jam 48 ore per fare un gioco, per sì, volo, ne ho sentito parlare. Ok, ha tirato fuori questo Re Bibbia ed aveva vinto questa jam. Re Bibbia è un gioco con, a livello di meccanica di gameplay, è un'intuizione geniale, e cioè coniuga la scrittura con il meccanismo negli sparatutto di schivare e destreggiarsi tra i colpi nemici. Se tu ti ricordi gli sparatutto, quelli a schermata verticale degli anni 90 con le navicelle, sì, c'erano comunque dei momenti in cui lo schermo era proprio full dei proiettili. Pieno dei proiettili. E questo è un genere, si chiama Bullet Hell. Sì. È un sottogenere dello sparatutto. E questo cazzo di Re Bibbia coniugava, metteva insieme delle meccaniche Bullet Hell con la scrittura. Per cui tu, questo esorcista, si deve muovere attraverso dei, insomma, una situazione proprio da sparatutto, quindi proiettili contro di te a iosa, muoversi con le frecce, no? Con le frecce del computer, e con la mano sinistra digitare un incantesimo che compare in basso sullo schermo. Se tu riesci a digitare questo incantesimo prima di perdere le tue vite nel combattimento contro il nemico, tu vinci. Cioè, è stupendo. È una follia. Non avevo capito che era così, è fighissima questa cosa. Ah, non ho capito per niente, sono molto commentato. Questa cosa è un pochettino... Ho fatto malissimi compiti per il podcast, non avevo capito niente. No, ma tranquillo. No, però è proprio figo. Anzi, gioca. Sarei sicuramente una pippa perché io purtroppo ho la manualità di tastiera di un bambino. Allora, questo è effettivamente un po'... Nato nel 1954, certo. Non nato nel 1990. Praticamente questo è un gioco... È un po' un hardcore game, nel senso che adesso va molto forte tutta quella corrente che vuole, cioè stanno riesumando i platform, gli sparatutto difficili, ma non difficili ai livelli giusti. Cioè, se una volta il platform ci giocavano ore, era perché ogni era livello lo devi ricominciare 100 volte. Beh, veramente Super Mario, quando vai avanti, è proprio complicato. Stiamo scherzando, certo, ma è comunque c'è un livello di difficoltà altissimo. Sì, sì, sì. Ma se tu vedi Crash Bandicoot, ma perché è rotto? Mm-hmm. Perché purtroppo la Naughty Dog non siamo a giochi. Ma adesso non l'hanno rifatto PS4 tutti quanti. È rottissimo. Che caschi, ma. Caschi, ma cioè, ci sono dei problemi. Però, raga, era così. Cioè, raga, era così, questa cosa praticamente hanno cercato di correggerla. Adesso non mi ricordo bene, l'ho letto su un subthread di Reddit. Questa cosa hanno cercato di correggerla, però hanno reso praticamente le piattaforme leggermente smussate. Mm-hmm. Questa cosa ti consente un pochettino di non appena superi la linea finire di sotto. Sì. Però c'è un problema: se tu stai fermo impalato sulla parte ricurva, se tu stai fermo, casca. Raga, ma è anche questo, cioè il platforming è anche errore, giocare sull'errore sotto la consapevolezza che il computer te la sta a fa mezza sporca, sì, capito? Anche, ma secondo me il videogame è anche questo. Re Bibbia, per tornare a Re Bibbia, mm-hmm, per fortuna non arriva ai livelli, non credo sia rotto, adesso lo potremo dire quando sarà totalmente testato. Però Re Bibbia è un hardcore game, mm-hmm, comunque. E adesso in questo momento, sai che ti dico, io lo annuncio qua, non me ne frega un cazzo. Re Bibbia, la data di uscita di Re Bibbia, sei il primo, eccola, se lo sai il mio collega che l'ho detto, lo in questo podcast, mi stupra nel culo, il 10 luglio. Esce il 10 luglio. Giorno prima del mio compleanno, grazie del regalo. Grazie. Auguri Daniele Denti, grazie, a questo punto. No, perché poi comunque farlo uscire a ottobre-novembre, come tutti sanno, è de foco, perché escono i AAA, escono i gioconi. Ah, ok, e quindi la gente gioca, giustamente. Sì, ma giustamente, perché poi così il AAA tu lo fai uscire a inizi di novembre, a 25 dicembre, calcola, te vedi pure tu sorella. Cioè, mm-hmm. Lì proprio la stampa ne parla, ti fai un bellissimo sottobosco di supporter, sì, e il 25... la gente esce, il ma AAA sono proprio i top name. Sono Assassin's Creed. Ah, okay. Assassin's Creed è il AAA. Io me ne sono accorto perché gioco a FIFA a casa di amici e proprio percepisci il cambiamento di massa il 26 dicembre. Che ce li giochi sullo stesso server e proprio ma chi siete? Certo, tutti certo, quelli che si sono fatti regalare il gioco. Assolutamente sì. Re Bibbia, per non che è un indie game, per non andare a rompere i coglioni a quel periodo là, uscirà il 10
luglio abbiamo detto. 10 luglio. 10 luglio, sì, mi avrei sbagliato. Comunque sì, il periodo è quello. E, adesso, Re Bibbia ha un compito un po' infame. Re Bibbia purtroppo è un gioco che è quasi necessario giocarci con la tastiera. Sì. Ok, quindi... questo che cosa vuol dire? Vuol dire che... sì, Mac sì. Mac sì? Mac sì, okay. Abbiamo... la demo c'è anche per Mac. Perfetto. Può giocarci anche per Mac. E... però non ho console. Ah, certo. La faccio, ragazzi. Però, ovviamente noi abbiamo già studiato un modo per traslare la meccanica di typing sul joypad. Ok. È un piuttosto interessante. E poi puoi dirlo perché... sì, assolutamente sì. I quattro tasti destri del tuo joypad... sì. Forse tranne uno, ne terremo solo tre, sono tre lettere, solo una di quelle tre è giusta per andare avanti sulla tua frase. E quindi tu, in una specie di rhythm game, alla Guitar Hero, devi fare delle combinazioni di quei tasti lì, ok? E se tu sbagli lettera, è un po' come se mistypi mentre stai scrivendo. Vabbè, diventa tastiera. Un po' diverso, diventa appunto un po' un tapping game. Diventa più un rhythm game che un typing game, che altro. Però vediamo, cioè noi abbiamo un publisher per il gioco, un publisher tedesco, il publisher è piaciuto. E come funziona adesso? Cioè qual è il vostro obiettivo? Su che lo vendete su Steam? Sì, cioè, adesso ti faccio un brevissimo riassunto di quello che è successo da quando io sono entrato nel progetto ad oggi. Vai. Entro nel progetto perché incontro Diego Sacchetti, ci prendiamo quasi subito perché lui è tipo uno zero calcare più incazzato. Okay. Cioè capisci? Mm-hmm. Cioè capisci? Però è una persona anche, scusa la mia digestione. Ma guarda, la vogliamo sentire tutta. Perfetto. Qua. Peccato perché non c'è l'odore. E, Diego Sacchetti, anche umoristicamente, ci siamo abbastanza presi e abbiamo cominciato nell'estate del 2016. No, 2016, sì, nell'estate del 2016 abbiamo cominciato a, in realtà, preprodurre una fase che è più di design, di preproduzione, di character design, abbiamo buttato le chiavi, i punti principali della storia, i personaggi più importanti, abbiamo fatto un po' di sketch e poi ci siamo messi a preparare una room di prova che ci serviva, che avremmo presentato poi al famoso Game Over però dell'anno dopo, quindi del 2016. Ok, perché quello prima, quello in cui c'ero io, era il 2015. Okay. Noi l'anno dopo avremmo presentato questa room. Quando abbiamo presentato questa room, perché poi effettivamente siamo riusciti a tirarla su, abbiamo intanto immediatamente visto che era un gioco incredibilmente difficile. Incredibilmente difficile, perché poi inizialmente c'era la cosa, questo preduncolo, in mano a una Bibbia, no? E lui legge tecnicamente il suo esorcismo dalla Bibbia, dal suo libro degli esorcismi, da quel libro là. Sì. Quando tu vieni colpito non perdi la vita, perdi la Bibbia, okay. Ti casca la Bibbia, sì. Ok? Quando tu hai la Bibbia puoi solo schivare, non puoi scrivere. Il problema è che tu devi andare fisicamente a ricoglierla, cioè ti devi avvicinare con una navicella che va a prendere un power up, riprenderla, e inizialmente la frase veniva resettata. Ah, okay. Anzi, questa cosa la gente l'ha mandata proprio fuori di testa. Beh, perché è difficilissimo. È difficilissimo. Adesso infatti abbiamo inserito un timer che probabilmente andremo anche a modificare, la vediamo un attimo. E tu hai circa una barra intorno alla Bibbia che scorre e quando si esaurisce tu perdi la frase. Però hai circa 3 secondi di tempo per tirarla su, che in un ambiente molto frenetico sono giusti 3 secondi. Okay. Cioè comunque sei abituato a un bel... mentre stai giocando sei abituato a un bel ritmo. Mm-hmm. È comoda, riesci diciamo 3 volte su 4 a riprenderla. Poi ti capita quella volta che per un rimbalzo o perché magari tra te e la Bibbia il nemico antepone un fiume di proiettili e tu non puoi attraversarlo. Quindi tu però quando hai la Bibbia non puoi schivare? Ho capito bene. Quando non hai la Bibbia non puoi scrivere. Ah, ok. Non hai la Bibbia non puoi scrivere. Allora, avevo capito esattamente malissimo. Ok. Non bene, ben quando sì. Hai la Bibbia puoi schivare, assolutamente. No, io avevo capito questa cosa, infatti non la prendi, typi e poi togge, schivi. Sì, sì, sì. No, ok. Noi abbiamo fatto questa room di prova che si è evoluta fino alla costruzione dei primi 2 livelli del gioco, che noi abbiamo rilasciato come demo su Game Jolt, che è quella giocabile che c'è adesso, mi sembra nel febbraio.
da febbraio del 2017 fino all'estate del 2017 abbiamo solo lavorato su quella cosa lì, abbiamo fatto, nel senso, non abbiamo seguito dei ritmi produttivi veri e propri. Fino all'estate del 2017, quando noi ci, sai che cosa facciamo? Allora, prima andiamo ad Amsterdam tramite il Code Motion, sì, che viene fatto a Roma. A Roma vedono il nostro gioco, ci propongono di andare a showcasearlo anche, anche ad Amsterdam. Ad Amsterdam era il gioco che è piaciuto di più, non c'erano moltissimi titoli, però il nostro gioco è quello che è piaciuto di più e ci hanno mandato a Seattle. Ah, mi ricordo di quando sono andato a Seattle. Seattle è una città orribile. No, raga, veramente. No, l'iniziativa era una bomba, infatti ringrazio assolutamente Casual Connect e Seattle è brutta. E Gamescom, sì, ciao Gamescom, e Code Motion. E, è bruttissimo. Ah, peccato, io ho un'idea romantica di Seattle. È terribile. Ah. È tipo Aprilia. Ah, Seattle è tipo Aprilia? Sì. Ah, che peccato. Tipo Aprilia con la pioggia e il freddo? No. È proprio tipo Aprilia. È proprio Aprilia, cioè veramente. No. Città problema. Clone. Il vero problema di Seattle, come da quello che ho capito, anche parlando con altri amici della West Coast, è che il degrado, cioè comunque con la crisi, sta venire fuori il marcio sotto ai tappeti. Perché poi Seattle sarà un'altra città con un sacco di milioni di abitanti. Ma più che altro c'è tantissimi homeless, tantissimi senza tetto, e per carità, c'è un sacco di miseria. Con tutta quella è l'America. Certo. In America, quando le cose vanno male, la gente sta per strada. Sì, ma lì stanno proprio per strada. Per strada, non c'è niente. Quella fottuta strada. Sì, diciamo che la città diventava una città vera a livello proprio verticale, dal primo piano in su. Dal primo piano in su sembrava tipo fica, però dal primo piano in giù era una merda, una merda vera, ma solo perché gli homeless non potevano scalare troppo in alto, sì, perché sennò quello gli Stati Uniti fanno paura in quel senso, sì, se sì, le cose sì, ti vanno male non c'è nessuna rete sotto i tuoi caschi a picco. No, perdi tutto. E noi ci facciamo questo Casual Connect, ci cominciamo già a fare un po' di conoscenza di publisher, eccetera eccetera. Andiamo poi dopo circa un mese Polonia, per la Gamescom. Tanto c'è venuta pure la Merkel a vedere il Re Bibbia, ma a vedere la Gamescom. Mi potevo fare la foto con la Merkel, pensa quanto spaccato. Potevi scrivere un bellissimo status con la Google Translate e scatenare. Sì, ma tu l'hai visto? Non so se hai visto la foto della Merkel che posava accanto al unico cosplayer. No. È una bella foto, poi te la giro, te la faccio vedere. È molto bella. E lì abbiamo conosciuto poi il publisher con il quale stiamo attualmente lavorando. E niente, raga, è una cosa rischiosa, è una cosa che comunque, se ti va bene anche a livello economico, magari ti può veramente dire bene, però magari hai lavorato 2 anni per fumarti il cazzo, come si dice in gergo videoludico. A Colonia si sì, dice. Sì, hai lavorato 2 anni per nulla, sì, capito? E noi, ovviamente, anche con il nostro publisher, stiamo cercando di mettere in piedi il migliore strumento di rilascio digitale, poi come dicevi prima, su Steam, quindi è un release mondiale. Il nostro publisher, per fortuna, ha molte competenze per quanto riguarda la pubblicazione proprio internazionale, quindi sicuramente avremo accesso, che ne so, si è parlato anche di mercato cinese, poi mi spieghi come fai a scrivere con la tastiera cinese, però non so affari miei, se tu lo vuoi, se mi proponi, guarda, zii, se dici che lo puoi fare, io mi vai, ma poi sicuro lo sanno fare, tipo che si imposta nei tassi, ci saranno i video dei cinesi, sì, di 6 anni che lo fa senza guardare, hai finisce le bibbie in 34 seconds, sì, ma cioè, i coreani, sì, certo, quello è l'ideale. E nulla, adesso noi speriamo, perché poi c'è anche da dire che la Morbidware di Diego Sacchetti, del mio collaboratore, è comunque è una società che è composta da lui e basta. Okay. Però comunque ha fatto lui con altri, insomma, non è il primo video che fa, ha collaborato con altre persone, ha fatto anche altri titoli anche fighi per smartphone, quindi sarebbe una continuazione di un lavoro che lui aveva già impostato, e poterlo continuare, avere abbastanza risultati per poterlo continuare, è una cosa figa. E questo periodo che siamo proprio in produzione, quindi non stiamo più vediamo fammi il prototipo, è la seconda metà del gioco, ancora te manca perché a luglio esce, stronzo,
adesso io mi sento tipo che me voglio fare 40 ore settimanali della Bibbia. Okay. No, 40 ore no, perché sarebbero 8 al giorno per 5 giorni ed è impossibile. Però 20-25 ore settimanali, secondo me, a lavorarci, secondo me sì. Ed è il motivo per cui in questo momento ho preferito concentrarmi lì piuttosto che fare alcune cose con The Pills, ma anche perché mi sentivo che in quel momento la mia strada era più cioè il mio interesse era molto maggiore verso le Bibbie. Vabbè, dai, che figata che hai trovato una cosa così. Nei videogiochi era un po' impenetrabile. Poi vendi cazzo e torni. Vabbè, certo, ma quello The Game è crudele, nel senso. Quello può sempre essere, però uno comunque lo deve fare per scoprirlo. Invece, dai, e poi comunque recentemente anche tu mi confermerai che il media videogame sta andando proprio a pallettoni. Sì. Sta andando forte. Io pochi anni fa ho iniziato a notare che sui siti di sport su cui vado io, adesso parlano anche di videogame. Di sport. Al di là di sport, che quest'anno proprio sulla Gazzetta dello Sport parlavano di sport, però proprio che parlano di videogame semplicemente su Sport Mediaset, che io da quando sono bambino vado su Sport Mediaset perché Italia 1 mi ha frullato il cervello. Cioè, diceva, qua esce Assassin's Creed nella colonnina del sito Sport Mediaset. Ma perché il 35-45enne italiano di oggi, cannone, FIFA e Corriere dello Sport, cannone, COD e partire. Esattamente. Sì, devi fare così, sì, giustamente. Sì. Cioè, frate, se comunque il capitalismo ci riduce quando ti dice bene, perché poi sei pure fortunato ad avere un lavoro che ti impegna per minimo 8 ore giornaliere, è normale che poi quando stacchi. La cosa bella è che sei pure fortunato se tu hai questo stile di vita. Se lavori 8 ore al giorno sei fortunato. Sì. Esattamente. E quindi è normale che, ti faccio un esempio, a cena con delle persone, tu lo conosci The Last of Us? Ne ho sentito parlare. Che cos'è The Last of Us? È un videogioco per PlayStation 4. Anche 3? Ah, era già per me. Non so che c'è lui che vola nello spazio. No, Epidemia Zombie. Ah, ok. Lui trova una ragazzina e la deve proteggere. Sì. Mi ricordo perché era uscito quando ancora giocavo polverosa PlayStation 3. Molto bella, tra l'altro, una fatta originale, tipo un mezzo che me la vorrei comprare. Quanto la vendi? No. Molto bella, la play lì è proprio bella. Mio ultimo acquisto in termini di console fatto al liceo, ho messo soldi a parte per un anno per comprarmi la PlayStation, sono stato molto contento e poi il mio rapporto con i videogiochi si è un po' placato, no? Ti dico, perché io prima ci giocavo a stecca, cioè al liceo, a parte, vabbè, PES, però poi giocavo a Final Fantasy, giocare a Kingdom Hearts, insomma ci dedicavo pure una certa quantità di ore. Metal Gear Solid è il gioco della mia vita. Tra l'altro c'è il 4, uno dei più sottovalutati, ho visto lì, quello che alla fine parla dei meme. Quello che alla fine parla dei meme. E però adesso mi sono ridotto che gioco solo da amici, non ho videogiochi in casa. Sì, esatto. Ma quella fantastica Play 3, ma metti l'ampiere. Non c'ho nemmeno i cavi. Poi in realtà in soffitta c'è la collezione di console retro di mio fratello. Mamma mia, rubo una. Sì, perché. Comunque, tornando a noi, The Last of Us, secondo me, in alcuni casi. Comunque, The Last of Us è un gioco che, a parte insomma le critiche strettamente sul gioco che avrei da fargli, è un titolo iper riuscito. Cioè, un titolo con una narrazione che spacca il culo. Il gameplay non mi piace, però è una roba che ha fatto avvicinare tante persone, ad esempio, perché essendo Naughty Dog, pure quello era molto trial and error. Cioè, ti facevi un pezzo 2000 volte, tanto era sempre uguale, prima o poi lo passi. A livello di gameplay non era così interessante, ma questo è un mio giudizio che non voglio che inquini. Però The Last of Us, per me, se io sto a una cena e a uno gli dico hai visto Avatar, e non sa manco che è The Last of Us, per me, non lo so, secondo me stanno raggiungendo lo stesso livello, ci sono delle cose, cioè, a parte gli scherzi, quante persone conosci non hanno idea di che cosa sia Assassin's Creed? Sì, no, non tante, nel senso, è una cosa molto generazionale, cioè c'è una generazione sopra la nostra che proprio strutturalmente non hanno idea, pure là, il suo discorso non è per loro. A mia madre non le spiegherei mai cosa è Assassin's Creed, a mia madre non gli frega niente. Per quanto forse se io ce l'avevo potrebbe ricordarsi. Però sì, no,
per la generazione nostra e under, e i videogiochi sono sicuramente una parte. E adesso invece, secondo di me, cultura pop, sento che sta un po' cambiando questa cosa qui, perché vedo anche a livello pop una maggiore coscienza del fatto che il videogame è un media molto 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 interessante. Ma io ne parlo veramente da, per me è molto importante conoscere bene lo strumento, cioè io ci tengo a capire il media videogame nella sua interezza, mm-hmm. dall'indie fino al tripla, dal narrativo fino allo sparatutto. E comunque la cosa bella è che sono contento di aver visto che esistono, ti faccio un esempio, What Remains of Edith Finch, che ha vinto il Game Award qualche mese fa, un gioco narrativo, e uno potrebbe pensare che martellata sui coglioni, e invece è proprio figo. E invece, regà, è figo, non so come dirvi. È chiaro che se voi siete, se voi una narrazione la percepite cinematografica semplicemente perché non è Super Mario, a me dispiace, perché comunque funziona anche sul media videogame. È un gioco che di narrazione, secondo me, potrebbe insegnare anche al cinema. Cioè, fa delle cose meglio del cinema, perché te lo impone il mezzo. Il mezzo ti dice che non è solo guardare, ma anche interagire. E in alcuni casi si è arrivato a un superamento, sia a livello narrativo che appunto a livello poi di gameplay, non subisce tante influenze dall'esterno, perché il gameplay del videogame, gli strumenti sono sempre quelli. Mm-hmm. Però, boh, secondo me si sta arrivando veramente in posti dove nessun altro media può portarti. Beh, perché l'esperienza videogioco comunque è unica. Sì, te la dà solo quello. Assolutamente. E mi dispiace molto quando ci sono altri giochi di Uncharted 4, no? Che è uscito sempre per Naughty Dog. Sto parlando solo di Naughty Dog. Uncharted 4 è un filmone, però non è un gioco. Naughty Dog ha pagato 32 milioni sì. di quello che dicevo prima per questa puntata. Naughty Dog dovrebbe solo smettere di fare i giochi male. Vedi che te chiamano Naughty Dog e ti mandano l'avvocato perché io ho detto questa cosa. Magari. E Uncharted è un gioco esteticamente bellissimo, però è un filmone. E a me un po' dispiace, perché dico, ragazzi, noi abbiamo in mano comunque uno strumento che, narrativamente parlando, ti può portare oltre i luoghi dove siamo arrivati col cinema, con la musica, con, che cazzo ne so, con la letteratura. È uno step in più. Cioè, perché devo fare la roba del cinema, capito? Sì, ho capito. Questa è una battaglia che io porto avanti da quasi anni ormai, mm-hmm. perché ogni volta che mi chiamano a parlare di videogame, io questo discorso bene o male lo tiro sempre fuori. Va bene, hai fatto bene a tirarlo fuori. E nulla, vediamo questo Re Bibbia dove mi porterà, però è chiaro che comunque io sono proprio eccitatissimo dal fatto che devo portare avanti, lavorativamente parlando, un progetto videogame. Cioè che c'è stato un contratto con soprannome mio, con scritto sto giorno mi devi consegnare il gioco. Sì. È una cosa figa, è una cosa che mi fa dire, magari piamo 100 euro a testa, però guarda che cazzo sto a fare. Eh no, vabbè, ma capito? Infatti complimenti che hai trovato sta cosa, perché poi sono andato a collarmi alla gente, così, sì, così si fa, così si lavora, collando sì, alla sì. gente. No, allora il 10 luglio non vedo l'ora di farmi il regalo di compleanno e di giocare a Re Bibbia. E invece adesso passerei al next argomento, che tanto comunque qua andiamo avanti alla velocità della luce, e io in tutte le puntate di questo podcast, che sta durando un'ora e 18 minuti, vabbè ci siamo, 20 minuti e chiudiamo, tranquillissimo, chiedo a tutti che cosa pensano della legalizzazione della marijuana, del tema della legalizzazione della marijuana. Devo ancora trovare il modo giusto di formulare la domanda, perché ogni volta si inceppa sempre un po' il flusso della conversazione. Però l'idea è di parlare di questa cosa, che secondo me è un'opportunità incredibile per la società, e sarebbe una follia non coglierla. Poi recentemente sono stato a Canapamundi, a Ciampino, a Palacavicchi, che è sta sì. dove vado tutti gli anni, e che quest'anno ha avuto il boom della cannabis legale, no? Sì. Questa con l'OCD sì. senza THC. Sì. E volevo sapere tu che ne pensavi di questa cosa. Ma scusami, ma la legalizzazione in generale o del fenomeno dell'erba col CBD?
Di tutto, di tutto. Di tutte e due le cose. Ok, allora, io non so se sono favorevole alla legalizzazione, perché credo questa cosa qui. Io credo che quando io mi compro l'erba, in un certo senso, è veramente impossibile scaricare... Aspetta, aspetta, fammi... Prego. Allora, io partendo dal concetto di legalizzazione, non so se sono favorevole alla legalizzazione completa, diciamo. Il problema è questo. Non credo che l'italiano maggiorenne medio possa tranquillamente imboccare in un cannabis shop, fumarsi 0,2 di un'erba tranquilla, cioè di un'erba di Amsterdam, una White Widow. Sì. Non lo può fare. Mm. Eh no, no. Perché no? Perché no? Perché no? Perché, perché non lo può fare? Perché, perché, perché è un'esperienza psicoattiva. Psicoattiva che non è abituato. Raga, gli italiani bevono l'alcol da miliardi di anni. Sì. Rendere, cioè fargli dire alla gente che fumare un cannone è ok come bere. No, però secondo me secondo me legalizzare non vuol dire che farsi un cannone è ok come bere. Secondo me legalizzare serve proprio a dire esiste questa cosa che comunque fanno 4 milioni e mezzo di persone ogni giorno, cioè i consumatori abituali di marijuana sono più di 4 milioni in Italia, e è proprio informare su una cosa che comunque le persone fanno. Cioè non è che io devo andare a dire a una persona fatta una canna che è scialla. Quello serve solo a riconoscere e dare una forma e un controllo a una cosa che già esiste. Cioè il quarantenne che si va a che si fa una 0,2 di White Widow già esiste, solo che non si fuma la White Widow, si fuma l'erba che gli vende chissà chi o che si coltiva chissà chi. La differenza sulla qualità dell'erba e sulle differenze psicoattive non mi sento io di stare a farla. Meglio fumasse la White Widow che il puzzone di San Lorenzo. Come al solito sono io quello conservatore. Sì, come al solito. Beh. Aspetta, ti spiego. Sì. In realtà ho due cose da dirti. La prima cosa è che il quarantenne adesso, se su 10 quarantenni che vogliono fumarsi la White Widow per cazzi loro, 8 sono proprio in grado di andare al negozio a comprarsela, a fumarsela, magari, giustamente, di quegli 8, se è illegale, solo 3, 4 alla fine mettono le mani su questa White Widow. Ma ci sono delle persone che tipo non vogliono parlare con gli spacciatori. Mm-hmm. Cioè, capisci tu, no? Nel senso... Giustamente. Proprio per questo bisogna legalizzare, per non far parlare le persone di spacciatori. Però questa cosa magari è una cosa che li tiene lontano, capito? Guarda, in realtà no. Perché nei paesi in cui hanno legalizzato la marijuana non c'è stato un aumento dei consumatori. Il numero di consumatori non è aumentato. Però noi siamo scemi. No, è vero che noi ci sarebbe un periodo di adattamento sicuramente. Senti, però poi abbiamo... Cioè, nel senso, veramente nei paesi che l'hanno fatto il numero di consumatori hanno aumentato. Sono aumentati ai vertici, cioè le persone fumano tanto, hanno continuato a fumare sempre di più e poi c'è il solito, c'è un numero di persone che fumano casualmente che resta invariato. Perché, sai cosa propongo io? Vai. Perdonami, la legalizziamo, sì. Però per comprarla devi avere, almeno essere passato attraverso una visita medica. Quello ci sta. Guarda, vai all'ASL, te fa l'ASL, quello te chiede, sei paranoico? No, ok. Sei paranoico forse? Aspetta, non te posso, perché no, se te fai in cannone del 02 e sei paranoico, mori. No, è un problema, ma infatti questo è già più interessante, però secondo me qui stiamo parlando già di un livello successivo. Legalizzare non vuol dire fate le canne che va bene. Okay. Legalizzare vuol dire accettare il fenomeno THC e cannabis nella forma di i vaporizzatori, le cose a scopo terapeutico e tutto quell'universo da cui l'Italia, come un sacco di altri paesi ancora, però secondo me è inevitabile, si chiude perché farsi le canne fa male. Farsi le canne fa male, cioè nel senso, io mi faccio le canne, lo ripeto, in questo, farsi le canne fa male, non vi fate le canne, però rendere illegale la cannabis
non serve a non far fare le canne a nessuno. Cioè, in Italia il 100% delle persone che si vuole fare una canna, si fa una canna. Secondo me no. Sì, perché se tua nonna se voleva fare una canna, tua nonna faceva una telefonata a suo nipote. Sì, una telefonata. Mia nonna, prima di fare una telefonata a suo nipote per chiedere l'erba, lei si ammazza. Esatto, perché non si vuole fare la canna. Ma non è che se legalizzi la marijuana tua nonna dice: oh, forse che mi vada a fare uno spinello. Mia nonna, mo che legalizzo la marijuana, non si va a fare le canne. Ma se mia nonna adesso si volesse fare una canna, una telefonata dovrebbe fare. Il problema del proibizionismo contro la legalizzazione è che non impedisce a nessuna persona di farsi le canne. Nessuna, certo, persona. Se tu ti vuoi fare le canne, tu ti fai le canne, non c'è niente fra te e l'erba. Al massimo che devi aspettare una settimana per farti le canne perché hanno arrestato la persona da cui la compravi. Però, oppure gli hanno sequestrato. Oppure gli hanno sequestrato qualsiasi cosa. Oppure l'ho finita, ci mi deve tornare. Ma c'è il tipo quello che viene dal Marocco che mi porta un ovulo incredibile. Esatto, quella è la cosa peggiore che può succedere. E in più poi va a comprare appunto un uovo che viene dal Marocco dentro il buco del culo di una persona. Però è bello questo concetto di spacciatore internazionale che caga l'uovo. No, ma è bello, cioè proprio sono l'uovo. Sono delle persone che io devo rispettare. Però la gallina dalle uova. È quella la cosa, cioè non legalizzare comunque non impedisce assolutamente a nessuno di farsi le canne. Fa solo sì che le persone si fanno le canne tranquillamente, vivano in una condizione di più o meno perenne paranoia perché stanno facendo una cosa che sentono che non dovrebbero star facendo, e un sacco di persone vengono arrestate, persone che insomma dal mio punto di vista non sono criminali, semplicemente stanno fornendo un prodotto, fornendo un servizio. Sì, no, beh, è come un rivenditore d'alcol, cioè pure l'alcol, se sei una persona che ha dei problemi al fegato non te lo dovresti bere, però non... No, sì, è una cosa diversa, certo, principio, sì, adesso stavo facendo un esempio assurdo, però il punto è quello, legalizzare vuol dire informare, vuol dire parlare della cosa, non vuol dire fatevi le canne che va bene. Io per esempio ho adesso l'ossessione dei giovani che si drogano, per me legalizzare vuol dire che te fai un posto, okay, dove, certo, se tu non mi fai vedere la carta d'identità dove c'è scritto che hai più di 18 anni, tu proprio non puoi entrare in quel posto, e se qualcuno entra là dentro e ti vende a te che c'hai 15 anni la marijuana, tu gli devi menare con un bastone, perché sono d'accordo che inserire THC nel cervello delle persone non sia sempre una buona idea, non penso che tutti debbano farsi le canne, però penso che non riconoscere la cannabis come una realtà, certo, e ignorarla e criminalizzarla peggiori è solo molto, le cose. Sì, 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 sì. Ma infatti secondo me è molto divertente il fatto che ci sia questo scollamento tra, che ne so, tipo la comicità, comunque, come The Pills ad esempio, ma non solo The Pills, ma ne parlavano tranquillamente, mm-hmm, e mi fa ride che questi fenomeni erano accettati a livello sociale, ma la cosa di cui parlavano no. Sì. Cioè, è tipo, io non ci credo che tutti gli spettatori di The Pills sono dei consumatori di marijuana. No, quindi vuol dire, no. Quindi vuol dire che esiste una contraddizione intrinseca di loro che vivono in una società che non accetta la marijuana, ma comunque se lo vedo rappresentato non lo trovo assurdo, anzi lo trovo credibile e realistico, capito? Sì, sì, e sì, allora, beh, cioè... beh, se pensi questo... con cui abbiamo lavorato tutti e due, J-Ax banalmente sono 20, sì, anni, sì, che proprio le canne, la marijuana, loro mazzano al popolare a un certo punto, gli articoli 31 enormi, parlavano di canne tutto bene, però le canne no, cioè la marijuana no. E ripeto, secondo me legalizzare serve proprio a quello, cioè oltre a poi i risvolti economici, che io ci ho scritto una tesi sulla legalizzazione, sugli effetti della legalizzazione della marijuana in Colorado, sull'economia del Colorado. E South Park. Sì, no, sì, è incredibile, cioè diventa Disneyland, è una quantità di soldi imbarazzanti. Ieri leggevo un saggio di un professore, che mi pare che si chiami Russi, della Sapienza, che stimava in 6 miliardi di euro l'anno di soldi che l'Italia non fa, perché li fa poi la mafia, cioè nel senso, perché, certo, ma 6 miliardi di euro non credo sia l'anno, perché sono pochi. Infatti diceva è una sottostima, esatto, è una sottostima di quello che sarebbe veramente l'impatto della... Però noi ricordiamoci sempre, appunto, come per riagganciarmi al discorso che stavi facendo tu prima, i pischelli e la droga. Io
tu hai 27 anni, cioè 32, e a un certo punto siamo arrivati nella condizione di scontrarci con delle droghe che non erano solo la marijuana, e in un certo senso abbiamo, non dico superato, perché non si supera mai la droga, però comunque abbiamo una consapevolezza del fenomeno droga, non solo marijuana, ma generico. La cosa che mi mette un po' in difficoltà è vedere i pischelli che con la marijuana, ma come un botto di droghe, io in un certo senso un po' in maniera paterna mi preoccupo. Ma anch'io mi preoccupo tantissimo. Anch'io mi preoccupo tantissimo, però a maggior ragione. E quei pischelli mo si drogano, cioè il mondo in cui i pischelli si drogano è quello in cui viviamo, certo. Non è quello proibizionista. Il proibizionismo fa sì che i pischelli si drogano, che si prendano troppo MD, che si prendano troppa cocaina, che si prendano la chetamina con una serenità, con la consapevolezza che stanno facendo qualcosa di sbagliato, e poi imparano sul campo i rischi e anche i benefici. Certo. E questo però nel mondo di adesso, cioè dove è tutto illegale, legalizzare la marijuana, secondo me, apre, anche da quel punto di vista, la porta a una serie di conversazioni sull'argomento droghe, che in questo momento non viene fatto. In questo momento le droghe sono il male e segnala il fatto che le persone si drogano. Certo. E invece, secondo me, la marijuana, che di queste sostanze è, se vogliamo, una per esempio non è letale, overdose di marijuana non esiste, insomma, ha senso riconoscere. È assurdo che si può morire per coma etilico. Sì. Cioè, io a 17 anni sono andato in coma etilico. Sì. Cioè, c'ho troppo il gomito! E comunque io non ho porzioni di memoria date dall'alcol. Ho esagerato. E questa cosa che fa solo l'alcol, e noi accettiamo il fatto che noi non ricordiamo pezzi della nostra vita. Non so se hanno avuto un blackout. O comunque sì, serate che non ti ricordi. E sì, noi questa cosa la accettiamo. Appunto di 2-3 ore, non di più. Ma comunque 3 ore della tua vita che tu non possiedi. E questa cosa noi la accettiamo perché hai alzato troppo il gomito, birbantello. Invece se ti fai troppe canne non ti ricordi le cose, svieni, te risvegli la mattina dopo, c'hai fame, c'hai la bocca impastata. Però quello che è successo prima te lo ricordi benissimo. Sì, sì. Cioè, poi appunto, ripeto, farsi un botto di canne è una pessima idea. Però in questo senso veramente bersi 10 bottiglie di Jack Daniels, quanti grammi di marijuana fumi al giorno? No, io adesso ho pochissima. Tipo? Grammi meno. Molto meno. Quantifica? Io adesso fumerò a settimana. Sì. 2 grammi. Sì, diciamo io fumo. Ma sto fumando solo a scrocco. Cioè, Allora non la sto, perché sono in fase calante. Perché vengo da un periodo in cui invece fumavo molto e adesso ho deciso di regolarmi e non la sto comprando, e quindi tipo fumo quando incontro gli amici che fumano, e che sono persone gentilissime e straordinarie che mi passano le canne, però fumano molto e quindi mi capita di fumare, però non sto comprando marijuana. E io credo che fumo uno 0,4 al giorno. Ah! O 0,4, perché fai due canne, ognuna da 0,2. Vabbè. Però non vado, cioè è veramente difficile che mi fumi più di 2 canne al giorno. Però pure sulla marijuana converrai che pure la quantità in realtà importa relativamente, nel senso che comunque te fumi 2 canne al giorno. Cioè nel senso, comunque fumi tutti i giorni, poi ci sono i livelli estremi che sono le persone che fumano tutto il giorno, tutti i giorni, che io sconsiglio, però io ci sono anche persone che adoro, persone intelligentissime che però se svegliano e s'accendono aperti gli occhi, scusa questo vernacolo che mi è uscito così, loro aprono gli occhi e si accendono una canna, e io non capisco, perché io comunque prima delle 6-7 non fumo. Se legalizzassero la marijuana, queste persone potrebbero andare da un dottore che gli direbbe: ah, stupido! Cioè, perché questo poi è il misconception. Se io mi faccio 2 canne al giorno, poi le canne che ci metto il tabacco e l'erba. Io poi ne parliamo. Non è che poi se legalizzano, il mio medico o le persone adibite a demon mi dicono 2 canne al giorno, ottima idea. Dicono 2 canne fanno male, tutte e due, perché le canne sono quello. Invece adesso non te lo dice nessuno. Cioè, lo scopri tu perché ti fai 2 canne al giorno e dici: ammazza, c'ho la rota per la sigaretta,
Sto fatto 5 ore al giorno, essere fatto non è più divertente, ma è una parte della giornata e quindi non lo faccio più. Però queste cose ti possono, qualcuno te le può dire. Certo, diciamo piuttosto che questo ragionamento è sicuramente giusto, però lì ne va anche della responsabilità, cioè un po', ti faccio un esempio. Io non fumando sigarette, a un certo punto mi sono comprato un vaporizzatore per fumare solo l'erba. Questa cosa un pochettino mi ha aiutato in due modi. Il primo, che non fumo praticamente più tabacco, tranne in alcuni casi in cui sono costretto, in cui non posso fumare il vaporizzatore. E soprattutto, cioè, l'effetto che io ho è solo quello dell'erba, non so come dirti. Sì. È una cosa... Se mi è capitato di fumare dal vaporizzatore ed è un'esperienza diversa. Per dire, questo passo, che io a un certo punto ho detto a me mi piace fumare l'erba, non voglio fumare le sigarette, faccio questa roba qui. Questo passo, non so se è una cosa poi così buona, però è nato da un ragionamento che io ho fatto. C'ho 32 anni, fumo da 12, perché insomma, prima dei 18 anni non fumavo, quindi fumo dai 14 praticamente. Da 14 anni, e magari provo un attimo a vedere se posso, ad esempio, non fumare roba la combustione, no? Quello, la carta, insomma, tutte cose. E effettivamente il discorso che stavi facendo tu potrebbe far capire alla gente che non ci sono altri. Ci sono altri modi, magari. In America, ad esempio, le canne in sé sono molto, molto, molto meno diffuse. E poi la cosa dell'Italia è che noi siamo un paese di fumatori, cioè noi ci fumiamo le sigarette. Certo. Io non sono un fumatore, non ho fumato praticamente mai nella vita, però mi sono fatto per periodi un sacco di canne. E quindi in periodo della mia vita in cui ho smesso di farmi le canne, ci tenevo comunque sopra le sigarette, perché se ti fai le canne col tabacco ti viene la rota del tabacco, certo. Perché il tabacco, cioè, ti viene proprio, lo vuoi. Certo. Io adesso che mi faccio solo le canne, non fumo sigarette da un sacco di tempo, comunque se vedo una persona dopo cena che si accende la sigaretta, io voglio la sigaretta, perché me lo fumo il tabacco, e il tabacco, dicevo, guarda, una sigaretta, che bomba. No, io per fortuna credo di non stare lì, perché fumare... Io sono sempre pronto a rinunciare al tabacco, anche durante le canne. C'è un mio amico che usa la Damiana per fare le canne, che è un'erba erboristica, praticamente nulla, se la fumi. È meglio, non c'è il sapore di tabacco, se fumi l'erba e la Damiana è un po' adesso strano. Sì, le nuove generazioni usano l'erba legale al posto del tabacco nelle canne. Comunque questa, per tornare a parlare dell'erba legale, io la trovo interessante. Poi economicamente è una roba, cioè, guarda, secondo me status quo già ho visti due, secondo me è interessante che talmente tanto gli italiani si vogliono fare le canne che si fanno le canne finte. Cioè, ma pare che però il CBD ti rilassi. Il CBD rilassa, è antinfiammatorio, antinausea, pare che aiuti con i dolori mestruali, insomma c'è tutta una serie di cose. Poi bisogna sempre capire dove inizia lo sciamanesimo legato alla marijuana, a me una volta, e dove invece c'è la scienza. Però effettivamente ha proprietà antinfiammatorie, questo da quello che so io è certificato. Certo. Vabbè, però fumare, assolutamente sì. E secondo me è affascinante questa corsa all'apertura dei negozi di erba legale, perché quella secondo me è una scommessa che tu fai. Ma ti ricordi le sigarette elettroniche? I vape, le sigarette elettroniche. Sì, me le ricordo, però questa qua è una scommessa di un altro tipo. Tu apri il negozio, che secondo me solo con l'erba legale è difficile che resti aperto, però sperando che a un certo punto ti legalizzino la vera e propria cannabis, allora, a quel punto ti fai i primi due anni, io che ci ho scritto la tesi lo so che sei veramente nell'Eldorado. Perché arriva un mercato da miliardi di euro e tu c'hai già il negozietto, eccoci qua. E io gli auguro che sia quello che succeda, e gli auguro... Devi solo cambiare insegna lì. Sì, sì, sì. Ma arriva no THC, tantassi THC, la fila fuori. La fila fuori. Perché io, te, cioè nel senso, stanno un sacco di persone. Assolutamente. E, no, sono d'accordo, volevo semplicemente... ricollegarmi al discorso dei giovani per dire che in realtà noi siamo anche grandissimi appassionati di trap. Di musica trap. Di musica trap. Sì. E ho detto io a Daniele, gli ho detto, ma vogliamo parlare un po' di musica? Sì, sì, e Daniele si è scritto trap, però non ha scritto musica, ha scritto trap. Ok, ok.
E nulla, questo, specialmente poi nella trap, abbiamo visto che, ripeto, prima di cominciare ha fatto un discorso a Dinelli in cui gli dicevo: io ho 32 anni, faccio il cretino, su Instagram faccio il cretino, eppure stasera se la siamo trappata. Tra l'altro io ho sentito per caso per strada. sì, un piscello che uscia da un posto, si mette la giacca e fa: e dai, pure stasera se la siamo trappata. L'hai scritto come status l'altro giorno al concerto dei Tauro Boys, può essere? Sì, no, da lì in poi, ma la gente è molto, molto carina, mi risponde proprio dicendo: e magari, che ne so, metto una story, una foto, una qualunque cosa di una roba trap, e la gente mi scrive: dai, io, pure stasera se la siamo trappata. È una cosa molto bella. Però rimane il fatto che io purtroppo ho questi pesanti 32 che sono il doppio dell'età della trap. Che no, sono il doppio, no, non esageriamo. No, sono tipo il quintuplo dell'età della trap, perché la trap ha tipo 5 anni. Sì, cioè... anche no, del pubblico medio della trap. Ah, beh, ok, certo. E io però a un certo punto mi sono reso conto che, da grande appassionato musicale, perché effettivamente... la musica per me sta al secondo posto dopo i videogame nella classifica delle arti che mi piacciono. E zio, questa roba della trap non me la volevo perdere. Cioè, non era troppo facile stare dall'altra parte e dire: ma guarda questi ragazzini, cioè, ma che, ma questi sanno rappare. Ho deciso di non volerlo fare. Ho deciso di sentirmeli il pump. Mm-hmm. E devo dire, cioè, nel senso, non te ne penti? Ma non me ne pento, no, ragazzi. È figa la trap. Ma come fai a pentirti? È una roba, ma ripeto, lo dicevo pure prima, il riferimento italiano più banale che abbiamo della trap, cioè la Dark Polo Gang, secondo me è un riferimento culturale da cui non si può prescindere. Cioè, se tu, che c'hai 30, 35, 40, 45, ti dicono Dark Polo Gang e te fai: chi? Sei scemo, mi dispiace. Forse questo è un po' troppo deciso come giudizio. Ma cazzo, ma apri gli occhi, ma veramente, cioè, ma sono un figlio, un nipote, un amico, sì, quella è la cosa, un giornale, ti serve qualcuno dentro, altrimenti... Non lo so, facciamo 30-40, oltre 30-40 ci sta. 45 diritti, scuso, ma 40 no. 30-40 ci sta. Dai, su, veramente, secondo me è un tassello culturale... da cui non si può prescindere. Beh, la trap, adesso al di là della DPG, la trap secondo me è vero che... E poi diciamo trap, però io chiamo il movimento che ha consentito alle parti più sperimentali di quelli che venivano dal rap dei primi 2000, cioè, ricordiamoci di rap dei primi 2000, possiamo dire Fabri Vibra, con Mister Simpatia, Club Dogo, con Mifist e Truce Clan con Sangue, che secondo me... di quel momento lì sono veramente i più importanti, o comunque quelli che ho apprezzato di più io. Quelli poi a un certo punto sono durati 10 anni, si sono scaricati, ma giustamente, sì. Giustamente Fabri Vibra, Noyz Narcos fa meno, Fabri Vibra continua a sfornare i dischi. Ma il disco era pure figo l'ultimo. Sì, ma come fai a dire che è figo? Sì, cioè almeno 3 singoli fighi. Lo so, sì, però non vuol dire che è figo. Esatto, cioè, è un altro... Tu intendi un disco figo in maniera diversa. Sì, è un disco figo del 2018. È figo perché è figo. Perché è figo. Sì. Perché comunque si incastra bene in quel sistema momento. Guè fa il cazzo che gli pare in Svizzera, ogni tanto faccio un disco tra cui Vero di qualche anno fa, disco incredibile, quello con Bosseggiando, un disco proprio secondo me in cui, cioè, la vecchia guardia ha detto: se siamo rotti al cazzo del death rap, famo qualcos'altro, o comunque del rap pappone, perché poi il rap dopo la roba lì, se siamo rotti al cazzo apriamo. Guela molto utile a questo fine. Poi presso Marra, Fabri Fibra li aveva anche forse un po' anticipati, però per lui era più un discorso di commercializzazione. Poi per forza di cose si è andato ad uniformare ad alcuni temi musicali di quegli anni, quindi risultava comunque, come dici te, fresco, no? Sì. E però poi sono arrivati i Pischelli. Meno male che è arrivata della gente che ha detto: il primo, non vorrei dire una cazzata, secondo me è stato a farsi notare, almeno è stato Sfere Basse. Io la prima volta l'ho sentito era tra il 2015 probabilmente, quindi ormai 3 anni fa, ed era roba fresh. Affido Sfera, il disco nuovo ti piace? Il disco nuovo l'ho sentito
tutto, e purtroppo di tracce veramente fighe, secondo me ce ne stanno tre, il resto sono carine. Non è un brutto disco, ovviamente. Quali sono quelle? Xanax, Sciroppo e un'altra che non mi ricordo il nome. Okay. Xanax e Sciroppo sono più fighe, però. Io con Sciroppo c'ho la pezza perché parla delle droghe. Perché parla delle droghe con una leggerezza. A me che si parli dell'MDMA con questa cosa che in ogni strofa un ventenne mi dice dell'MD e che lui sta ancora in piedi, io gli dico: zio, occhio che a 24-25 tutto quell'MD ti viene a chiedere. Attenzione. Il conto. Sciroppo scende in basso come l'MD, sai che cosa significa? No, tu metti lo sciroppo, sì. Perché tra l'altro una confidenza fattami, niente proprio di meno che da Tony F, sì. Mi ha spiegato che lo sciroppo in Italia non è ignorante come quello americano, sì. È mega tra, okay. È mega tra, cioè di questa codeina ce n'è veramente poco. Ok. E Sciroppo scende in basso come l'MD perché è più denso e scende giù come quando metti cristalli di MD, sì, nel bicchiere. Non lo so. Sì, no, che non vuol dire che... Non sta dicendo che si fa l'MD. Però ne parla in una maniera no, ma infatti molto esplicita. Io ripeto che mi sto scoprendo molto più bigotto di quanto non pensassi, però io che sento 50 volte una canzone che poi è figa, perché è figa la canzone, un pischello di 20 anni, in questo caso Draft Gold, se non mi sbaglio, sì, che mi parla dell'MD, io che sono diventato bigotto mi preoccupo per questo giovane uomo, perché ho paura che se come diciamo si prima, fa... A 40 anni non andiamo a ricogliere il CS o a Sparta. Esatto, io dico, ah, Fredda, come stai? No, non lo so, mi serve lo sciroppino. Ma non sei di Roma, è di Roma. No, no, zero. Perché no, parli così? No, non lo so. E quindi io mi preoccupo. Detto questo, viva la trap. No, ci piace però. Sì, ma sì, anche sì. Draft God, sinceramente, nel pezzo mi spacca. Boh, non lo so. L'ho visto anche dal vivo Draft God un paio di mesi fa. E com'è? Non mi ricordo, ero completamente ubriaco. Però mi ricordavo che ha spaccato il culo. Ah, una cosa che mi piace, che mi sembra che allora, in generale con certi rap e pure quelli trap, secondo me sono molto difficili da fare. Cioè è molto difficile fare un concerto in cui c'è uno che suona la base e tu che canti a un microfono, far sì che non sembri un mega karaokeone. Sì, sembra un mega karaoke. Sembra sempre un mega karaoke, sì. Quindi poi ci deve stare il fomento del pubblico. Cioè se il pubblico sta lì fermo a sentirti che fa il karaoke... Non è figo, invece se c'è la caciara, se i pischelli sanno le parole e cantano con te, te fai il panico, allora diventa figo. A me questa, sì, questa cosa mi piace molto, che il concerto pulito è meno figo del concerto sporco. Certo. Ho visto quest'estate Gali a Vasto, sì, location fighissima, Gali il numero uno, però era proprio lui che... faceva le mossette, però cantava in un microfono con uno che gli metteva le basi dietro. Invece un concerto lurido, ho visto Mischeta a quel posto a via Statilia. No, a Roma? Sì. Il mese scorso, a via Statilia, come cazzo si chiama? È un posto occupato che sta sotto in un cimitero a via Statilia e faceva schifo, nel senso che cioè, era tutto sporco, c'era cioè, i matti sul palco, certo. Un pubblico di... un miliardo di ventenni froci. Sì, sì, sì. E io mi sono fomentato, la stecca era tutto sporco, ne arriva, fighissimo. Beh, non so se io ero molto prevenuto nei suoi confronti, l'ho vista dal vivo, stava a 2000. Sei visto, io ho fatto sabato, sono stato a Rashomon, ha suonato il producer della 126, il drone, e 126 rispetto eterno. Sì, grandissimi, sì, sì, mega sì, fan, sì, tutti numeri uno, icone, sono tutto, cioè, che Damo, Solero, Franco, Drone, degli esempi, dei titoli, degli geni. E poi c'erano dei pischelli giovani che erano i Wing Clan, c'erano alcuni ragazzi dei Tauro Boys, non so sì, se sì, sì, infatti non so se mi segui. Ho sentito due canzoni. Regà, loro hanno fatto un concerto punk. Ma poi la cosa bella è che, mo, con tutto l'amore, era palesemente in base il concerto. Sì. Però il fomento c'era. Certo. Il fomento c'era. Quello è figo. Io me lo so, non lo so, io me lo so visto un po' da appartato, poi ho fatto pure una storia per commemorare il momento come fanno i giovani, no? Che fanno le stories. Ed effettivamente poi rivedendo il giorno dopo ho fatto, porca puttana, ammazza come saltano questi, sì, perché boh, è bello. Ed effettivamente io comunque venendo dal punk, sì, è bello vedere che il punk adesso, cioè non c'è stato un gruppo punk a Roma che fa una cosa del genere. Mm-hmm. Raga, mi dispiace,
non ci sta, di che cazzo stiamo a parlare? Ed è figo, vedi che non lo fa il gruppo punk, lo fa qualcun altro. Adesso in quel momento è suo dovere fare quella roba lì. E meno male che qualcuno lo fa, per quello non bisogna rompere i coglioni alla trap. No, poi è molto figa che è vero che incarna questa cosa, è proprio che la trap è dei giovanissimi, sì, cioè 20, 22, 25, sì. E poi il pubblico è... No, ma poi tra l'altro la cosa bella è il trentenne ironico che ascolta la trap, cioè, poi non, è proprio un grandissimo classico questo, anzi anche io vengo da... Aspetta che... Vai. Ok, anche io vengo dal mondo dei trentenni ironici che ascoltano la trap fino ad un giorno in cui hai capito che stavi a sì, a me mi piace davvero, sì. Cioè non voglio farlo ironicamente. Non... Beh, io mi sa che la prima volta ho sentito la Dark Polo Gang, dicevo ah lol lol, anzi la prima volta mi ha fatto sentire un mio amico e dicevo ma che è sta cacata, sì, sì, che è De Rossi, chiaro. È la prima cosa che dici, che è sta cacata, Totti e De Rossi, ma quando io ho ascoltato Ketama ad esempio, vabbè, lì dici no, ok. Ketama è un po' diverso, Ketama sì, per sì, me certo. È il Kurt Cobain. Sì, ma chiaro, l'ho beccato Ketama sempre quel sabato lì, gli hanno fatto una foto, vattela a vedere, sì, lui è Kurt Cobain. Ma lui, io lo urlavo, prima pensavo fosse Jim Morrison, poi ho ricalibrato e ho capito che è Kurt Cobain. Okay. No, per me è un Madonna il disco del 2017, ci sono poche cose che mi hanno fomentato come quel disco, e per me Borsello Pieno è il più grande inno generazionale che ci è stato dato in dono. Sì, assolutamente. Ma in quel disco c'ha veramente delle perle nascoste, perché Nuvole l'ultima. Mm-hmm. Cazzo Lungo sembra che ho mangiato il frutto Gam Gam. Sì. No, vorrei fare tanti soldi come con la bamba, per me e per tutta la mia banda. No, Ketama è fighissimo. E infatti poi io ho un po' di sentimenti contrastanti riguardo a come Ketama parla della droga, perché allora sono un ipocrita, perché fino adesso ho detto non bisogna parlare della droga in un certo modo, poi però Ketama è il mio mito e quindi può parlare della droga come io ho un parere in mito. No, però comunque è sicuramente nella scena romana una delle persone che più rispetto artisticamente. Sì, anche io assolutamente. Ma guarda, c'è da dire questa cosa, bisogna cominciare ad operare la separazione tra personaggio artistico e persona. Sì se no, non puoi, veramente. Ed è una cosa che se io in primis avessi saputo nel momento della shitstorm dell'Abruzzo, magari non l'avrei fatto. Mm-hmm. Avrei detto, sì, questa cosa non mi tiene separato il personaggio dalla persona, qualcosa era rischiosa, proprio concretamente rischiosa, non devo farlo. Secondo me se la sensazione del pubblico in primis comincia, Noitz e Metal Carter lo dicevano, Metal Carter proprio diceva che quello che dice nelle canzoni è un personaggio, sì. Ma perché poracci loro non... Cioè Noitz comunque facendo per buona parte della sua carriera praticamente death rap, parlando di morti, squartati e stupri, sì. Non è facile comunque avere anche una persona mm-hmm. che ti supporta, cioè proprio... Tu vieni identificato come la persona che manda quel messaggio. Sì. Non si può fare. No, non si può fare. Parli di omicidi. Non si può fare. E questa cosa, la nuova... È chiaro che meno sei matura, meno questa cosa ti rendi conto, però il pubblico dovrebbe essere... Sarebbe molto bello che il pubblico fosse un pubblico più educato in alcuni casi. Vabbè, poi appunto nella trap stiamo parlando però di persone di 16 anni, che quanto sei educato a 16 anni, cioè, quanto un sedicenne. Esatto, però ti faccio un esempio, XXXTentacion, sì. Che è uno dei fenomeni musicali che più mi ha incuriosito, non sono un grandissimo fan, che più mi ha incuriosito, mi ha proprio provocato della curiosità, mi sono andato a informare di chi voglio, cosa questo chi è, che mm-hmm. fa. Lui è uno che comunque è stato dentro, è stato accusato, non so a livello processuale come stanno messi, però lui ha corcato la pischella incinta. Ah, sì, ok. E lì, sì, vai a dire alle persone che si sono sentite discono su se sono effetti, cioè... Ah no, certo. Nel senso, si può, se non sto a dire che non ti devi sentire XXXTentacion, però devi separare... operare una separazione dentro di te delle due cose, perché se tu non sei cosciente di questa cosa... E poi qui c'è, cioè, SoundCloud Rappers, lui comunque una canzone sua se la sentono... Boh, cioè, avrà 10 milioni di visualizzazioni, mm-hmm. la più famosa sua, Look At Me, non mi ricordo. E
E lì come fai? 10 milioni, cioè tu stai implicando che 10 milioni di persone sono ok con il fatto che lui ha sbragato la pischella? No. Queste persone molto probabilmente in maniera non cosciente operano questa separazione. Beh, poi un sacco di persone non lo sanno. Io per esempio ho sentito le tue canzoni e non lo sapevo. Ma perché io quando mi interessa un fenomeno mi vado a leggere pure la Wikipedia, queste cose, ed ho scoperto che comunque è un pazzo. Cioè per dirti, nell'ambiente... Io lo capisco, io sono una persona che comunque ripudia nel senso, se c'è un motivo, senti che bella frase adesso che dico, se c'è un motivo per autodefinirsi antifascista nel 2018 è assoluto rifiuto della violenza e del sopruso. Questa è una cosa che se tu mi dici faccio il matto perché spaccio, a me va bene, non è un problema, pure se spacci mi va bene, però se per strada menia la gente, mi fai una cazzo di paura. Se sei un violento, sei menato a pischella tua, io già faccio più fatica a separare queste cose qui. Ora, una separazione perfetta dovrebbe garantire questa cosa qui, però diventa di giorno in giorno più difficile, perché ci sono delle cose, per me, dei blocchi, che tipo quello della violenza, quello del crimine giustificato. Ripeto, non voglio paragonare lo spaccio di sostanze a furto, sopruso, anche a livello empatico, menao corca uno, non è come spigne la droga, perché a livello empatico tu stai passando, stai ignorando tutta una serie di segnali che la persona che tu stai corcando ti sta dando, cioè tu scegli di corcare una persona, proprio il vero senso della parola. E questa è una cosa che io a livello umano non riesco a spiegarmi, la mancanza di compassione e di empatia anche per chi sai che magari ha torto. Adesso è diventato un saggio sulla morale umana. Tutto questo per dire che purtroppo, sia in tema di droga che in tema di Mokedama, non mi sembra sia uno che va in giro a corcare le persone, no, per fortuna. No. Però comunque è un trend che tipo alcune volte succede, perché persone che fanno trap magari vengono da quartieri criminali, hanno un passato, se non un presente criminale, che comprende anche... Ripeto, e non sto a parlare di rubare un motorino, anche se rubare un motorino mi farebbe rosicare, però non è come, capito? Sì, rubare un motorino non è pestare una persona. Però vedi, dov'è la linea? Non sappiamo esattamente dov'è la linea, diciamo solo questa cosa qui. Credo sia soggettiva. Sì, sia molto soggettiva. Io personalmente ho questa difficoltà, la difficoltà a scusare persone violente, ad esempio. Dall'altro lato non posso ignorare che delle persone violente potrebbero pure fare un disco figo. Ah no, certo. Un sacco, mi sa che parecchie persone non hanno scritto. Lo so. Mi sa che è successo molto nella storia. Sì, però questo è il problema. E nello stesso, poi per tornare al discorso delle droghe, nello stesso modo io nell'ambiente ci sono comunque degli esempi molto aggressivi a livello di droghe. Molto aggressivi, ma... Non, io non parlo dell'esempio che viene dato, perché tu hai ragione quando parli di sciroppo, di sfera e basta, però io alcune volte, nel senso, per quale cazzo di motivo devi essere per forza Kurt Cobain? Cioè, perché devi necessariamente morire? Capisci? Cioè, è così funzionale la tua malattia e la tua dipendenza da una sostanza su ciò che fai a livello artistico? Il problema è che spesso la risposta è sì. Il problema è che ci sono tantissimi artisti che probabilmente sono maledetti, cioè la loro produzione viene effettivamente influenzata in maniera buona dalle droghe. Questo purtroppo rimarrà sempre un grossissimo Un compromesso da alcune persone. Sì. No, ma io dico per noi ascoltatori. Dici, poi a me mi dispiace. Vabbè, poi io non giudico le persone che si drogano. Cioè, se tu ti droghi e fai arte, tu puoi fare quello che ti pare. No, io non le giudico, ti giuro, è quasi un dispiacere, un dolore. Mi dispiace. Ripeto, e poi secondo me puoi cantare, che se le droghe sono parte della tua vita, tu canti, e capisco che canti la droga. Perché se nella tua vita c'è la droga. Però io poi da ascoltatore, che sto diventando un bigotto, sento un ventenne che parla di MD e dico: però ci dovrebbe essere un asterisco che dice da assumere soltanto in ambiente protetto, in quantità tot, secondo i chili che c'hai,
senti della musica bella, cioè nel senso ci dovrebbero stare tutte cose, non un ventenne che dice MD, 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 e certo. Io magari ho 17 anni e dico oh MD, e mi faccio l'MD e non mi fa niente perché ho 17 anni, allora... Perché c'hai già tutti e allora me lo rifà, esatto, non mi serve farmi l'MD, ho 17 anni, è divertente pure andare in pizzeria. E, no, è bellissimo questo ti fai l'MD, bellissimo. Poi la settimana dopo hai 17 anni e ti rifai l'MD, dici oh sto di nuovo bene, e poi tutte le volte che ti sei fatto l'MD, un giorno a 25 anni ti piombano sulla testa, esatto. E tu sei schiacciato, schiantato, perché sciroppo calibasso con l'MD e tu pensi che l'MD sia una sostanza scialla, sia tranquilletta, which is not. No, per continuare quel discorso lì, però c'è una cosa bella, è che la trap ho notato che è un po' contro gli upper. Noi comunque la nostra generazione ha un grosso problema con la cocaina, mm-hmm. Secondo me la generazione dei trentenni, cioè però sta tornando moltissimo per i giovani. No, ma perché dai 30 in giù, infatti, dico. Cioè, ah, ok. Ma sotto i 20? Sì, anche. Wow, sì. Per quello che mi fa paura. No, che i liceali, perché i liceali non li vedi più o meno. Cioè, non è che ci interagisce. Però invece proprio nei teenagers sta un po' salendo. Che... In generale il consumo di droghe sta aumentando. Io, ma poi sembra che io parli con... Sta tornando l'eroina, insomma. Sì, no, l'eroina quella lo so. Per fortuna... Non più iniettata, se non sbaglio. Sì, è molto sniffato, meno fumata, sì, pare che si fumi molto. E io però sono stato contento di notare che la trap un po' ripudia la cocaina, mm-hmm. Esempi un tipo Ketama, Coca non grazie, non me la pippo. Anche sul disco di Sfera c'è un riferimento, me lo dicevi prima. Sì, no, dice, adesso non mi ricordo le lyrics, però è tipo io con sta roba non ci fotto, mi faccio solo le gambe. Ok, e boh, non lo so, secondo io comunque sono contento perché... Che ci sia una cosa contro la cocaina e più una cosa su... Io veramente è assurdo come le droghe siano molto, una cosa che veramente da persona a persona cambiano, però secondo me molto spesso la cocaina viene sottovalutata, per quello appunto come diciamo prima, sono gli effetti dei down dei giorni dopo. E questa cosa qui è, per mia esperienza, pregressa, per fortuna, perché in questo momento sono pulito. Cioè, il mio gettone. Insomma, sono passati quei tempi là, quel brevissimo periodo, tra l'altro. E, raga, il down da cocaina, come da MDMA, è una roba senza senso. Una cosa senza senso, raga, nessuno... Per una serata dovrebbe essere disposto ad avere 3 giorni di down dopo. E magari, ripeto, se sei un pischello dei 20 anni, 3 giorni dopo non ce l'hai di down. Però appena ce li cominci a avere, sono una merda, cancellano il motivo per cui ti sei fatto. Sì. Cioè, anzi, che lo vai a fare? E quello che dicevamo prima è appunto, se tu magari inizi ad appiffare da pischello e i down non ce li hai perché a 17 anni stai comunque a 2000 e la vita è tutta entusiasmante, quando poi arrivi a 24 anni che cominci a stare male, cosa fai quando stai male? Ti rifai di cocaina perché ti sei fatto di cocaina e inizi a entrare in una spirale da cui poi è complicato per uscire. E no, infatti sì. A me la cocaina è quella che mi fa più paura, è quella con cui in assoluto ho meno esperienza, cioè sono veramente... Sì, no, io ho un'esperienza diciamo medio-bassa, ma ti dico tranquillamente che non mi è mai successo di farne uso e poi il giorno dopo di ah ok, da paura. Ogni volta magari, ripeto, sempre con ritmi molto dilatati, quindi magari non rischiavo di sovrapporre i down, però dopo sei, cioè, tipo, lo facevo una volta, c'avevo down, dopo 6 mesi c'è un'altra volta down, non è sì. Che tipo miracolosamente avevo imparato, sì. Capito? Io appunto sulla cocaina non posso parlare perché quasi, insomma... No, però comunque il down è molto simile a quello di MDMA, è forse più cattivo, più violento, più da grattasse. L'MDMA forse ti dà un danno solo umorale, credo. Perché l'MDMA ti rilascia tutta la dopamina o sì. Serotonina, non mi ricordo quale delle due, e quindi tu poi non ce l'hai più per un po' di tempo, cioè ci mette un sacco di tempo a ricaricarsi quella roba lì. E quindi tu letteralmente non puoi essere felice, ci sono momenti in cui tu dici sto male, perché stai male? Perché non puoi essere felice. Ok, allora dovrebbe funzionare così. Tu in circolo c'hai della serotonina. Mm-hmm. Eh?
sì. In circo c'è della serotonina. E quando questa serotonina ti passa per il cervello, diciamo così, scusate i medici in ascolto, sì, non, esatto. Non sono stiamo così facendo preciso. Della scienza. Sì, sì. Ci sono degli organi, chiamiamoli così, proprio adepti a riassorbire la serotonina in cicli. Quindi tu di base nel corso della giornata o della nottata questa serotonina fa un ciclo, no? Questi alcune volte li riassorbono troppo velocemente, quindi tu in alcuni momenti della giornata sei scoperto, mm-hmm. e ti piglia male, e possono essere dei momenti di depressione. L'MDMA inibisce questi recettori non la riassorbono più e te la tieni in circolo per tutto il periodo in cui stai fatto. Quando ti passa l'effetto, questa se la riassorbe tutta insieme. E tu rischi di rimanere anche per uno, due, tre giorni con dei valori bassissimi, sì, capito? Sì, sì. E questa è una roba, ragazzi, io vi dico... Poi secondo me anche per più tempo, in modo molto più, sì, sottile, certo, però ovviamente. Pure le settimane dopo... Poi, ripeto, lo dico proprio senza vergogna, io sono un soggetto tendente al depressivo, se a me mi lasci due giorni senza serotonina al circolo, io mi butto di sotto, mm-hmm. ma proprio sto male, io non posso in un certo senso accollarmi più a 32 anni... dei down nati da quelle droghe lì, perché io ne la faccio, mi dispiace, cioè io mi accollo, mm-hmm. voglio stare a casa tranquillo, non voglio stare a casa paranoia. È chiaro. E non so se forse su questa nota sulle droghe, che mi interessava molto parlarne, vogliamo chiudere, perché siamo a 2 ore e 5 minuti. Va bene, dai. Sì, quindi sì. Forse, però prima di chiudere, non so se hai, di solito ho sempre chiesto se c'erano cose, delle plug da fare, che progetti hai che escono a breve, quindi non so se... C'è stare in Bibbia. In Bibbia 10 luglio. Butto via. 10 luglio, attenzione, mi raccomando, qualcuno mi regali Re in Bibbia, qualcuno all'ascolto. Esattamente, non chiedo delle key, per favore, ve prego. Ve prego, rega, almeno per i primi tempi non mi chiede la key, poi mi dispiace a dire no. Is the new child accredito. Sì, però il fatto è che almeno i primi tempi noi dobbiamo partire con delle vendite, ma cioè, mi dispiace dirlo, pure gli amici mia faranno numero, perché se i primi giorni se li comprano 0 persone è un problema, se li comprano 100 persone, oddio, meno male. Sì, no, è chiaro, quindi 10 luglio Re in Bibbia. Sì, poi sto facendo una piccola collaborazione su una serie della Tarpolo Gang. No, però non posso di altro, perché non so manco se sia, ovviamente è in produzione da un bel po', però mi sa che non è manco stata annunciata, quindi aspettiamo che esca. Orecchie appizzate, per tutti i fischelletti d'arte. Ho fatto delle cose molto divertenti, poi vedrete. E basta questo di base. Poi facciamo Stracult tutti i giovedì, sempre con gli altri The Pills, tutti i giovedì sera, su Rai 2 dopo intorno a mezzanotte. Ultimamente stiamo pure parecchio a divertire, perché facciamo gli inviati speciali esterni e così mi guadagno l'affitto, ragazzi. E dai, mi sembrano dei bei modi di guadagnarsi l'affitto. E grazie mille a... No, ma grazie a te, tra l'altro. Cordadini. Spero tutti sia divertito. Tantissimo, no? Io ci tengo a dire che quello che dico sempre dell'ambiente stand-up di Roma è che alla fine so tre quelli che mi fanno ridere. E a buon intenditore, poche parole, sono tre quelli che mi fanno ridere. Daniele è uno di questi tre. E vai, perché pensa, se non era uno di questi sempre tre, adesso per imbarazzo del pezzo. E Daniele non è Daniele non è affatto, ma manco top 10. Io sono mega fan del tuo pezzo sull'Uganda, com'era? Ghana. Sul Ghana, lo cambio sempre. Il pezzo sul Ghana è incredibile, ho riso come un ragazzino. Dai, mi fa molto piacere. E allora, di nuovo, grazie mille. Grazie a te. Ciao a tutti, ciao a tutte. È bella per voi.